the best. Eccoci qua amici miei, buonasera, buonasera, buonasera. Anzi, cosa sta succedendo qua? Mi sentite? Oddio, spero di sì perché il. Uh, scusatemi un attimo, figurati se non c'è un problema tecnico qui. Ecco. È... Ah, non ci si... Ok, mi dovreste risentire. Ciao, 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 buonasera a tutti. Buon... Uh, Cos'è oggi? Sabato? Buon sabato a tutti. E... Mh, niente, sono in diretta, sono in diretta così, avevo appena finito di girare il uh, secondo, terzo, terzo video del Salto Quantico 2, ormai sono a giro, eh, mi sono messo lì a, a registrare a rotta di collo, come si suol dire. E, e visto l'incessante attività che c'è... Sul, uh, sul gruppo degli apprendisti mm, ovviamente io vi leggo eh, ma non è che posso rispondere a tutti quindi molte risposte prendo spunto per poter uh, poi fare degli approfondimenti sui video magari per poter rispondere a delle domande o meglio ancora per poter uh, in qualche modo poi integrare quello che posso nel, nei video del salto quantico 2 ci sarà tanto da fare per cui eh, domani, tra l'altro, io eh, vi, vi dico, domani, vabbè, perché ovviamente mi sento in diretta, ma domenica eh, 16 ottobre ci sarà il secondo video che esce ed esce in Premiere, quindi è stato già registrato, io sarò in chat con voi, ma eh, voi lo vedrete come se fosse, insomma, in diretta. Domani video, sono tutti video importanti, oggi ho girato il terzo, più tardi lo monterò, qua sono già le due, poi vediamo. Eh, però passo dopo passo avremo veramente tante 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 cose da fare allora amici miei questa serata è per voi questa serata è per voi perché eh, così potete farmi eventualmente domande dubbi incertezze perplessità ovviamente per quello che vi posso rispondere in questa sede perché alcune cose verranno ovviamente spiegate nei video successivi eh, c'è tanto lavoro da fare a me interessa che innanzitutto mh, voi eh, stiate avendo dei risultati e, e la cosa magica che sto vedendo è che per quanto abbiamo iniziato da poco e per quanto dobbiamo ancora iniziare lo salto quanti, perché poi fondamentalmente lo stiamo iniziando adesso, già tantissime persone stanno ottenendo dei risultati spaventosi, alcuni stanno avendo dei piccoli miracoli, oggettivamente dei piccoli miracoli, come dicevo l'altra volta uh, abbiamo <ride> attivato un effetto marisci che non mi aspettavo, cioè... Eh, addirittura si stanno, stanno accadendo delle cose non soltanto sulla nostra persona, ma sulle persone a fianco. Persone che diventano più buone, persone che tutto ci aspettavamo, tranne che facessero delle azioni, come è successo ad alcuni di voi. Ho pinnato un messaggio. Ho fermato un messaggio in alto che, che racconta una storia di una di voi che ha avuto veramente letteralmente un miracolo. Cioè, non tanto lei ha avuto il miracolo. Il miracolo ha avuto un'altra persona che praticamente è stato illuminato grazie a degli incubi. Guarda caso che uh, incubi di cui abbiamo, eh, di cui abbiamo il uh, abbiamo un, una nostra aiutante. Che sapete, usiamo questo qui: si vede poco <ride> illuminato da arancione. Avevo bisogno di, di ricreare il, il viola e l'arancione quindi ho dovuto trovare delle luci adesso sembra lì che va a fuoco tutto il mio altare. Ehm, quindi cosa stavo dicendo? Eh, grazie a questo aiutante, a questo aiutante, Taiaris, di cui si sa poco, di cui mi fanno impazzire le persone, perché dice, diciamo, ah, ma che vuol dire, ma chi è? Ho cercato su YouTube, ho cercato su internet non trovo niente. Dato, Ragazzi, funziona, basta, perché questo è proprio è l'esatto... È, è proprio quello che impareremo nel salto quantico. Allora, dobbiamo rianimare la nostra anima, dobbiamo far sì che la nostra mente... Ritorni alla mente originaria senza troppe supercazzole Passatemi il termine La mente si fa domande Fai una macchina da domande Lo sapete che la mente è una macchina da domande Ecco, buona parte di quelle domande che vi fate Sono inutili perché basterebbe che Le domande vanno fatte in una certa maniera, ok? In quel caso potrebbero essere utili Ma domande fatte in maniera errata Danno risposte errate E soprattutto vi fanno stare sempre all'interno di un loop Che non vi dà risultati Quando invece... Se ritornassimo a sentire con le nostre sensazioni corporali, con la nostra anima, con il nostro cuore, e smettere di continuare a farci domande inutili con la mente. Sarebbe tutto più facile, infatti questi giorni ho visto diverse persone mi hanno scritto facendomi tutti dei discorsi mentalissimi eh, per carità tutti logicissimi, no perché allora eh, tu non sei, tu sei sempre stato così, quindi questa cosa l'hai fatta, perché così così così, oppure no perché io credo che di qua, vabbè va benissimo, cioè vedevo dei discorsi che mh, per quanto potessero essere logici, ma è esattamente quello che mi serviva a capire, cioè come ragionavate che erano la stessa maniera in cui ragionavo io, per carità, quindi per questo vi capisco, perché io sono passato da lì a qui e ne avevo bisogno. <ride> Tra l'altro sono ritornato in un mondo in cui, come vi dicevo, stavo da sono stato per tanto tempo e, e proprio perché mh, questo mondo dà molte più emozioni della testa. Avevo bisogno di ricominciare a rinutrire l'anima proprio per riavere un certo tipo di emozioni che in questi giorni mi sta dando rientrare in questo mondo, ma soprattutto mi sta dando eh, quello che sto vedendo da voi. Perché cioè, quello che sta accadendo, eh, sapete, una cosa è il, 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 il vederlo su di te. Ho come riferimento solo è, vabbè, ok. Ma vederlo su altre persone, vedere che ci sono dei pattern, de degli schemi, cioè delle cose che funzionano a determinati livelli e più o meno nella stessa maniera, su numeri più grandi, allora ti fa capire che stai muovendo quello che originariamente avevo voglia di muovere. E quindi ci muoviamo in mondi non esattamente solo mentali, finalmente entriamo in quei mondi. Però chiaramente vi dovrò guidare pian piano perché. Sono mondi un po' particolari e quindi di conseguenza bisogna muoversi con le dovute cautele. Detto ciò, allora cosa succede? qua Intanto eh, in, uh, in chat, Girasole Giallo dice che mi ha sognato, spero sia stato un sogno, non un incubo. Girasole Bianco c'è Michael il porco Wise. Che l'unica cosa che sa fare è importunare le donne che stanno in chat. Adesso se la sta prendendo con Caterina. Va bene, <ride> Michael, ma posso farti una domanda? Ma ogni tanto trombi. Cioè, oggetti... No, veramente, perché... Qualcuno... Raga, io non so come Michael, però per come sta messo... Mi sembra che è veramente tanto bisognoso. Mi sa che non ce la fa più coi film. Cioè, qualcuno che sta in zona può fare terapia. Almeno... Un'opera un di bene. Beh, mi sembra tanto bisognoso. <ride> Michael, lo, lo, lo prendo in giro, perché... Eh, lo, lo vedo da sempre e fa sempre le stesse... Ecco, lui... È proprio l'esempio di, eh, di, di, di schemi ripetitivi, cioè è sempre uguale. Noi sappiamo che se Michael entra in chat, prende qualunque persona che ha una foto che assomiglia a una donna e lui la, gli deve dire dove stai, come stai, che fai, ci vediamo, le solite cose insomma. Vabbè, da quando ho cominciato sogno tutte le notti dice eh, Michele Fraternali. Michael, il porco wise dice che non tromba. Ma Michael, dici stai? Manda una foto perché. Cioè, ti, 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 ti metti dentro. Vedi, Michael, per te il salto quantico servirebbe come a tutti. <ride> Però. Ah, ok. Giraccio, non aveva sognato me. Ok, ha sognato. Ah, ok. Hai sognato. Bene, bene, ok, meno male. Bene, mh, sì, si sta, e beh, era quello l'obiettivo del, del primo video, era quello di riattivare il canale dei sogni, perché il canale dei sogni, come scoprirete nei video successivi, eh, ma come vi ho già detto, è il mezzo migliore per la vostra anima di, di comunicare. Proprio oggi, questa sera, prima di venire online, ho registrato il terzo video che parlerà proprio di questo. Um, vale dice perché alcune persone fanno incubi ricorrenti e altre meno. Eh, ecco, vale. Gli incubi non sono mai un buon segno. Perché? Um, eh, perché gli incubi? Perché gli incubi sono. Allora, come vi spiegavo l'altra volta e come spiegherò anche meglio nel video di domani. Eh, l'omino dei sogni, quello che fa da mediatore tra anima e mente, media appunto. Se arrivano incubi, vuol dire che la situazione è abbastanza. cioè, che quello che dovete capire è abbastanza urgente. Perché neanche l'omino dei sogni riesce a metterci una pezza. 1. Ah, nella maggior parte dei casi sono questi gli incubi. In alcuni casi rari eh, si può incubare, si, può, si possono avere incubi di un altro tipo, però sono incubi particolari, ripeto, sono incubi che vi drenano energia, sono incubi che... Eh, mh, sono incubi in cui fate magari stragi, robe splatter, uh, in cui proprio voi poi state male, ma state male per ciò che fate voi agli altri. E, e può essere un tipo di... Uh, di di, di, uh, di insomma, vi spiegherò più avanti. Lia dice: Da quando è iniziato solo incubi? Eh, Lia, eh, mi spiace eh, proprio questo che ti dicevo. Mm, cioè, se allora mi rendo conto che molti di voi hanno chiuso il canale dei sogni, o meno è che hanno chiuso, non ricordano. Cioè facciamo 5 sogni a notte, se non si ricorda niente bisogna farsi due domande, però se arrivano incubi vuol dire che c'è qualcosa di abbastanza urgente che dovresti comprendere e, e gli incubi sono, mh, come tutti i sogni, vanno tenuti mh, sotto, sotto osservazione cioè, eh, tra l'altro io non so adesso se tu scrivi sul gruppo, spero di sì, magari gli vado a leggere eh, però è importante questo. Ecco il gruppo serve principalmente a questo. Il gruppo Telegram degli apprendisti ha soltanto questo come scopo: una sorta di libro mastro dei vostri sogni e dei vostri incubi. Non abbiate paura a um, non abbiate paura a scriverli, non c'è problema, non vi giudica nessuno. Tra l'altro, noi cancelliamo qualunque tipo di messaggio che sia oltre eh, il messaggio. Appunto dove si spiega il sogno. Più che altro perché serve a voi. Come riferimento così ve lo siete scritti subito e a noi per capire anche eh, a che punto state cioè se avete riaperto il canale che cosa avete eh, se vi si può dare una mano poi tra l'altro noi eh, in base ai sogni che mostrate vi possiamo passare in un gruppo di osservazione dove siete un po' meno dove vi teniamo un po' più vicini ovviamente se avete qualcosa di particolare potete scrivermi anche in privato eh. Cioè io ogni tanto vado a scrollare un po' i messaggi e, e, e vedo quello che mi avete scritto, magari mi rendo conto che ci possono essere persone che non hanno voglia di, o, oppure sono sogni così strani, oppure insomma un po' particolari che non si vogliono dire in pubblico perché capisco che poi ci basiamo sempre su emozioni, non so, di vergogna, di giudizio, quindi anche quelli ci stanno e eh, immagino anche che qualcuno... Possa avere scuorno come si suol dire, si possa mettere a scuorno a, a, a scrivere qualcosa in pubblico. Sicuramente, questo qualcuno dovrà rendersi conto che ha problemi col giudizio, con la vergogna, con qualcosa che fanno parte della mente condizionata e saranno tra le cose di cui si dovrà in qualche modo eh, mettere, insomma, metterci a lavorare. Sarà tra le cose di cui bisognerà liberarsi per poter arrivare a fare le magie di cui poi. Più avanti andremo a fare quindi, eh, quindi quindi questo è il concetto l'altra cosa importante è ehm, l'altra cosa importante è che non abbiate fretta perché sapete che sapete che esiste già un secondo livello sapete che alcuni sono stati promossi al secondo livello ma in realtà non è una promozione nel senso che cioè non è una gara non è una competizione, il secondo livello, sono stati passati al secondo livello solo alcune persone per alcune alcuni fenomeni che hanno avuto attraverso i sogni, quindi non c'è un modo per passare al secondo livello, So di persone che scrivono ai moderatori per dire, ah sai io sono pronto per passare al secondo livello, cioè il solo fatto di pensare che sia pronto una persona mi fa capire che mh, cioè, è pronto in qualcosa che non sa neanche che cos'è, <ride> quindi... Mi fa capire che c'è dentro, um, magari, ancora una logica di competizione o un ego che pensa di essere migliore degli altri o chissà che anche questo fa parte di tutta quella parte mentale di cui bisogna liberarsi. <ride> Quindi è proprio questa la logica, no? Eh, non, non c'è un modo per passare al secondo livello ma non è neanche importante cioè non, è, non vi preoccupate non è che al secondo livello ci sono delle robe eh, pa pauro pazzesche che chissà che cosa sono soltanto esperimenti allo stato attuale cioè il salto quantico non vi preoccupate i video saranno su youtube poi determinate cose verranno passate a, a persone che hanno una determinata apertura mentale ma non che lo dicono loro che hanno l'apertura mentale, che ce ne siamo accorti noi. E quindi il ciò che vado a vedere per l'apertura mentale non è una roba che potete inventarvi o potete raccontarvi o potete creare appositamente, perché non sapete qual è il metodo. Quindi mh, non, <ride> non, 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 non potete decidere voi, e questo è il concetto. Quindi per cortesia evitate di stalkerizzare i moderatori o me eh, con la convinzione che siete pronti per passare a un secondo livello ehm, l'altra cosa che voglio dire <ride> almeno ci provi dice Basile. Ehm, l'altra cosa che volevo dire è ehm, ecco ad esempio spesso capita eh, e so che ce ne sono diversi il mondo è pieno eh, che ci sono diversi coach o insomma qualunque cosa che, che fanno diciamo gente che offre dei servizi a pagamento ad altre persone per aiutarli non si sa esattamente cosa in cosa cioè nel senso ognuno ha il suo ciuno chi, chi magari chi fa costellazioni chi fa numerologia chi fa questo chi fa... ognuno fa quello che, che vuole benissimo sono contentissimo che ci siete perché questo mostra che siete sempre in grado sempre volenterosi di imparare Ehm, consiglio perché già succede e, e lo so, eh, ci sono alcuni che entrano nei gruppi per volontà di imparare e lì, Chapeau, massima, eh, massimo rispetto da parte mia e massima volontà di fare tutto anche per voi, e poi ci sono altri che vengono per acquisire informazioni per copiare, come è successo il Salto Quantico 1 che è stato ricopiato e eh, venduto a pagamento in libri, corsi, eccetera, e poi ci sono ancora altri che... Eh, si mostrano magari in una determinata maniera per poi eh, magari attirare persone nelle loro idee. Ecco, su questo vi consiglio ai coach: se qualcuno entra per questo motivo, di non farlo e a ognuno di voi, se veniste contattati in privato da qualcuno del gruppo, vi chiedo immediatamente di comunicarlo sul gruppo stesso perché eh, non è carino. Nel senso che, se qualcuno mh, vuole usare il nostro gruppo per farsi dei clienti o per qualunque altro motivo, non so, Michael vuole trombare, allora comincia a contattare la gente in privato, non è carino. Quindi, che cosa accade? Che chi viene contattato in privato da qualcuno del gruppo lo comunica. In maniera tale che noi avvisiamo, lo bagniamo, mettiamo, lo mettiamo in una, in una blacklist e avvisiamo tutti che questa persona sta contattando per chissà quali fini, ok? Allo stato attuale non c'è bisogno di contattare perché tanto i gruppi li facciamo noi. Non vi preoccupate. Don't worry. Ehm... Uh... Uh, Girasole Giallo dice: No, un tizio senza fare nome mi ha chiesto 200 euro per un'ora di consultazione. No, ecco appunto. Spero che Girasole Giallo non sia già qualcuno che sta nel nostro gruppo, nel senso che non ti ha contattato dal nostro gruppo. Purtroppo, il uh, è purtroppo il, uh, è un problema costante. Questo è quando fai un gruppo, um, quando fai un gruppo eh, ci sono questi, questi effetti collaterali. E questo ci fa capire, da un certo punto di vista, a noi va benissimo, per carità, perché ci fa capire sempre di più quel mondo che non è quello che vogliamo. Quindi, oggettivamente, io ho sempre detto, se entra qualcuno nel gruppo e vi tira dietro con le sue convinzioni mentali o con le sue idee, tra l'altro senza sapere quello che realmente faremo, perché sinceramente nessuno sa quello che dove porterà il salto quantico, quindi mh, nessuno può uh, innalzarsi a dire io ne so di più e ne so di meno, perché non si sa neanche che cos'è, quindi <ride> non si sa di cosa parleremo, è un, come vi dicevo stiamo tracciando un solco nuovo, quindi è un terreno completamente inesplorato, lo stiamo facendo assieme, ecco perché sarà più sperimentazione e ne faremo tanta di sperimentazione. E, mh, per cui, eh, esatto, Caterina dice: essendo un gruppo pubblico può entrare chiunque, essendo questi video pubblici posso, può entrare chiunque, essendo io seguito da tanta gente può entrare chiunque. Quindi cortesemente segnalateli. Noi già ne abbiamo bannati un po', però con l'aiuto di tutti è fondamentale. Eh, come vi dicevo, il salto quantico vi promette che non sarete mai soli, allo stesso tempo, diventiamo un gruppo, diventiamo una famiglia. Quindi più saremo una famiglia, più diventeremo forti, più diventeremo intoccabili, più diventeremo un branco. È ovvio che, ve lo dico già, ehm, saremo importunati, saremo attaccati. Vabbè, fa parte del gioco, l'ho sempre fatto. Ricordate, ogni, se, non vuoi, se non vuoi che qualcuno ti rompa le scatole, non fare niente. Stai fermo lì, immobile, e a posto. Appena ti mostri un attimo fuori e dici due parole, se queste due parole interessano un'altra persona, a qualcun altro gli roderà il culo. Cioè, questa è proprio una cosa di base. Quindi, non, non, si può, non si può transigere da questo. Che fare? Accogliamoli con amore e con amore li buttiamo fuori. Semplicemente. Cioè, vediamo se c'è speranza per loro. Quando capiamo che non c'è speranza perché sono recidivi, li banniamo. Ecco. Eh, infatti sul gruppo abbiamo c'è un bot che permette di fare gli warn cioè vi, vi avvisiamo vi avvisiamo una volta vi avvisiamo due vi avvisiamo tre a ah, te quarta te buttiamo fuori insomma quindi ehm, Fairy Tales dice che ci sono persone che entrano per scopare e eh, cioè, il, pro, il problema è sempre questo abbiamo detto quel mondo lì quello da cui veniamo e da cui si spera di uscire o almeno di convivere ma con, uh, mh, con la capacità di scelta tra uno e l'altro è un mondo che si basa su possesso controllo e compagnia quindi uh, fa parte del gioco fa parte del gioco il denaro le richieste di denaro le richieste di sesso fanno parte del gioco è che capiamoli mh, dovete comprendere che sono persone comunque che hanno bisogno quindi, se ti abbassi a usare un gruppo di altri per fare ste robe, uno, di base vuol dire che non sei capace neanche a crearti delle cose tue, e quindi già probabilmente sono persone che magari non hanno, non so, so comunque bisognosi di qualcosa. E Due, eh, mh, poveri, insomma. Quindi, eh, accettiamoli per quelli che sono, e... Eh, se poi esagero li buttiamo fuori. Ecco, non c'è eh, quel miracolo, se andate a leggere tra i messaggi fissati in alto del, del gruppo apprendisti, c'è la storia di The Wanderer, mi pare che si chiama, ehm, ehm, che, che spiega come proprio una persona su cui aveva assolutamente perso ogni speranza è stata illuminata. Sarà stata illuminata perché noi in gruppo stiamo facendo tutte queste cose, Siamo stata, sarà stata illuminata perché il nostro la nostra aiutante Tyaris ci ha dato una mano. Sarà stata illuminata per qualunque strano motivo, però fatto sta che è stata illuminata, quindi lei ci aveva perso le speranze, ma anche su una persona su cui ci aveva perso le speranze, che aveva fatto del danno, proprio stronzi di quelle, è stata illuminata. Quindi c'è sempre una speranza, ricordiamoci per, per i romani la speranza era l'ultima delle idee. E se moriva pure la speranza erano finiti. Quindi speranza era una dea, non ci dimentichiamo per i romani, è proprio l'ultima delle dee. Cioè, quando non sai più a chi prega, prega a speranza. <ride> uh, quindi ferite state attenti ragazze e donne. Eh ok, sì, eh, sì, sì, lo so. Ripeto, se vi succede qualcosa, avvisate. Uh, come dicevi tu, se cibo, denaro e sesso fossero in maniera accessibile a tutti ci sarebbero meno frustrati in giro. Ma sì, Giulia, è il concetto del, 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 del frigorifero. <ride> cioè, cioè, cibo è ovunque. Acqua è ovunque e sesso non è ovunque, e quindi la gente si è imputta con quello, che dobbiamo fare. Ne ascolte a te. le automobili. Se ne hai scoperto perché. Sì, sì, ma qui benedicono tutto: casa, automobili. Tutto, allora, avete domande su quello che. Eh, stiamo facendo? Così vi rispondo. Se sono approfondimenti. Insomma, sto qua in diretta con voi. Se avete domande fatele. Io sogno come sognavo prima. Non è successo niente di nuovo. Bene, santi, eh, di nuovo hai cominciato a interpretarli i sogni? Per esempio. Mm, ma non avevi detto che la speranza è nemica dell'uomo? Eh, sì, Massimo, la speranza per i romani era eh, una dea. Mm, per uh, il mondo moderno è, è un modo per tenere soggiogati le persone. Eh, imparerai, è una delle cose che comprenderemo grazie al Salto Quantico 2, come negli ultimi 5-600 anni tante cose che prima funzionavano sono state letteralmente stravolte reimpacchettate e, e, e reimmesse sul mercato per soggiogare i popoli cioè per fare quello che, mh, che, che per arrivare al punto in cui siamo arrivati oggi eh. quindi bene o male noi viviamo su cose cioè noi eh, ci hanno infognato la testa su revisitazioni e correzioni di cose che esistevano da centinaia di anni con altri fini con altre logiche con altre modalità quindi è vero che la speranza ai tempi dei romani era una divinità ed era, cioè aveva il suo culto, veniva fatta tutta una serie di cose, eccetera. Oggi la speranza è, è un ministro della sanità, cioè capiamo E sono cambiate un attimo le cose, <ride> E Vedi un po', quindi. quindi prima si pregava un dio per andare in guerra o per vincere una guerra se stavi per, per, per perderla. Oggi, boh, se prega un dio, che il ministro Speranza decida che televina la mascherina. Cioè, se, 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 capiamo che i mondi sono, sono stati un attimo traviate le cose, ecco, via. Ehm, Alin, le meditazioni ci saranno pure in questo percorso? Alin ci saranno, ci sarà molto di più che delle meditazioni. Andremo a un livello successivo, cioè proprio successivo. vi dico, qui voi vedete un angolo l'altro angolo è dove sto, sto streammando e a fianco a me c'è una parte di solo studio audio quindi una parte completamente imbottita eh, solo per studio audio quindi sì, ci saranno le registrazioni audio in realtà eh, c'è già qualcosa ma non lo sapete ancora ma ne faremo tante altre soprattutto quando poi dovremo lavorare sempre di più nei, ehm, nei mondi invisibili, e in quei mondi bisogna andare con determinati aiuti, con determinate protezioni, con determinate logiche, ecco, che non possono essere le stesse del ehm, diciamo del mondo normale, ecco. Um, allora, vediamo, vediamo. Ma il sogno è come la veglia, una creazione della mente. Come si fa a interpretarli con la mente stessa? Eh no, Maurizio, non è esattamente così. Il sogno non è come la veglia. Eh, sogno e veglia sono due cose diverse. Perché nella veglia eh, tu vedi una cosa ed è quella che esiste lì, nel sogno tu vedi qualcosa che in realtà non esiste, cioè non esiste fuori. Quindi viene rivista e corretta dall'umino dei sogni affinché tu possa capire, ma allo stesso tempo non debba svegliarti. Quindi mh, è nella speranza che tu capisca, senza però inondarti di tutto quel vagone di Melma che hai all'interno della tua testa, che è stato represso da sempre. Quindi non è esattamente così, cioè sogno e veglia sono due cose diverse, mentre nel, nella veglia quello che vedi è. Traviato dai, dal, dal condizionamento della mente, quindi dalla tua attenzione selettiva che si basa dalle tue conoscenze, dalle tue credenze, dai tuoi limiti, dai tuoi blocchi, dai tuoi bisogni, eccetera, nel sogno non è così. Per cui se tu vedi tuo padre davanti a te, quello è tuo padre, se lo vedi in sogno, quel tuo padre può non essere tuo padre, cioè non è il tuo padre reale. Katia, i defunti nei sogni sono messaggeri? Eh, lo scoprirete nei. Mh, nei. nei video successivi. Eh, mh, raramente i defunti sono messaggeri. Può capitare. Mh, molto più avanti nel percorso, probabilmente, a livelli successivi, arriveremo anche a contattarli. Per cui vi, dico, vi do già qualche trailer, ma. Eh, più avanti, molto più avanti, perché per, per entrare in quei mondi. Bisognerà eh, fare tanta esperienza, avere un'apertura mentale mica da ridere, avere esperienza, avere conoscenze, avere protezioni, cioè non ci si addentra in quei mondi come facevo io da piccolo con la, con la tavola Ouija a 15 anni che poi mi sono ritrovato nei casini. <ride> non fate queste cose per cortesia. Le ho fatte io e mi è bastato. Quando... Perché poi quando, quando sei piccolo è cretino, fondamentalmente, cioè ignorante. Però sei spavaldo, no? Quindi dici, ma sì, tutte cazzate, figure ma sì, pipo, figura. tipo, ma... Cioè, prendo, faccio la tavola qui già, uso... Cioè, sto facendo in memoria... Mi avete riacceso un ricordo, mi avete... <ride> mi avete riattivato un ricordo. Pensate. Eh, allora, prima rispondo al concetto dei defunti. Eh, I defunti nei sogni lo scoprirete meglio quando vi farò il video sull'interpretazione. Sull Raramente sono un... Un, un vero messaggio del defunto, il che può capitare in determinate condizioni se il defunto è ancora lì ad aiutarvi, il che può capitare in determinate condizioni ma ragazzi siamo al primo passo, cioè se oggi siamo al secondo giorno d'asilo, quello siamo più o meno ai superiori, quindi <ride> ce n'è da studiare, ce n'è da, da conoscere, ce n'è da, uh, da avere maestria su determinate cose. Eh, non, non si fanno queste robe a cazzo che perché veramente non sottostimate determinate robe come feci io da piccolo per la racconto e, invece la maggior parte dei casi i sognali dei defunti eh, stiamo dipende ovviamente da quello che i defunti fanno però in genere sono la proiezione di loro che hanno dentro di noi quindi è il potere che noi ancora gli diamo ok quindi è, è la loro proiezione non è il vero defunto Ripeto, in alcuni casi può capitare, ma è raro. E vi dicevo, eh, da piccolo, perché vengo da una famiglia completamente atea, non, non sapevo niente di niente, quindi facevo lo sborone, facevo i mercatini, vendevo francobolli, cartoline, ho oh, credo forse 13-14 anni, forse, sì, 14-15 anni, giravo la Puglia facendo mercatini, cioè, avevo i miei banchetti. <ride> facevo, facevo da, da dieci anni facevo sta roba, e, e un giorno incontrai una delle poche cose che ricordo anche, ricordo poco della mia vita. Incontrai un personaggio mh, che mi parlò di queste robe qui: di, di contattare i defunti, così e restammo, insomma, qualche ora a chiacchierare, mi, mi spiegò un po' di regole come bisognava fare per entrare, per uscire, come chiudere una seduta. E io vabbè, curioso. Tutto e Vado a casa mi, 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 mi creo la, la tavola Ouija Che sapete la Wija, qual è la, la tavola quella ABCD C D, no? Con tutte le lettere, con il sì e il no. Dove poi dovresti mettere il bicchierino, la moneta, quel che sia, mettere le dita e due o tre persone, e sto bicchierino si dovrebbe cominciare a muovere. E, e quindi mh, insomma, feci, lo feci col mio vicino di casa, ok, <ride> lo feci col mio vicino di casa. Convinto che trassi, a sto bicchierino a che cazzo, cioè fuori di testa, se strozzate, vabbè, facciamo. Sì, nel box di casa non ricordo ancora, a foggia, eravamo e lui, ovviamente tutti e due scetticissimi. Che, pap, cazzo, figurati, sto bicchierino, si muove, fai, che stai cazzate. Vabbè, facciamo. Sai, quelle cose tipo da bambini che ci si, ci si diverte, così. Tutti sì, e due, occhi chiusi, facciamo questa sorta di connessione, no? Svuoti la mente di su, di giù, così che lì. Mi ricordo neanche qual è il procedimento che si usava. A un certo punto, sento sto bicchierino che si muove, ma se ho dentro di me, so sto idiota di fronte che sta più a peculo, ci apro gli occhi. <ride> sto mio amico di fronte è pietrificato perché credeva che lo stessi muovendo io. Cioè, bianco pallido, morto proprio, non so che che sia successo. <ride> insomma, cominciamo questo robo qui. Io ho sempre convinto che lo stessi muovendo lui. Lui è convinto che lo stessi muovendo io. <ride> e, 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 e quindi cominciamo a um, insomma a far domande, io, ovviamente scetticissimo. Insomma, sto, coso, sto bicchierino si cominciava a muovere. e La cosa assurda è che, più si andava avanti, più sto bicchierino si muoveva. Una... Tra l'altro, la tavola qui già se la conoscete, non è una tastiera QWERTY. Per cui, sapete, io battevo sui computer una tastiera QWERTY, uno abituato alla tastiera. Per cui si muove in una determinata maniera, no? Invece, quando c'è ABCD, cioè, se dovessi muoverlo io su una tavola ABCD, eh, cavolo, ti, ti devi muovere. Non è facile trovare le lettere. Cioè, facevi le domande e sto bichino. Tu cioè, non riuscivo a starli dietro. Che cazzo fa a muovere così veloce sto robo? Quindi io ero ancora. ancora. Scetticissimo su questa roba qui, però, oggettivamente eh, accadevano cose strane. Quindi, mh, la prima volta fu così, poi mi appassionai un po'. Eh, tanto da, ovviamente scetticissimo. No? Che gli facevo le domande adesso, gli faccio la domanda eh, strana che lui non può sapere, il mio amico, perché così voglio vedere se mi risponde, e la cosa figa fu mh, infatti, è una di quelle tante cose che io, con cui io abbi, eh, relazione da piccolo, cioè avevo 15 anni. E che poi ho cancellato, cioè ho messo lì e detto vabbè, l'ho messa come sì, ok, vabbè, un'esperienza, pum, ma messa lì. Che in effetti non è un'esperienza, perché eh, il problema è che se avessi dovuto accettare quel mondo avrei dovuto, ehm, avrei dovuto negare eh, tutto quello che mi hanno detto i miei genitori, mio padre soprattutto. Quindi per accettare quel mondo dovevo prendere una enorme parte di mio padre e togliergli l'autorità, cosa che... Non è proprio facilissimo. E quindi l'ho messa da parte. Mi sono successe diverse cose in quel periodo. Ci sono cose che ancora oggi non mi spiego. Cioè, sempre con questo mio amico, il bicchierino, che vi ripeto, non lo fate perché se non avete le regole rischiate veramente. Cioè, vi giuro, rischiate perché poi ve ne racconto un'altra e, e vi dico quello che è successo. E cioè, ve racconto tutta perché tanto ormai adesso siamo qui, ve le, ve le posso raccontare non per farvi spaventare, ma proprio per farvi capire che le cose vanno fatte per gradi a, e a passi e non a cazzo perché... Non sottostimiamo come feci io quei mondi a suo tempo perché credevo che, questo ripeto, mi accadde tra i 14 e i 15 anni, eh? quindi quando da sborone e, e da inconsapevole e soprattutto da non credente, credevo che fossero tutte cazzate, quindi andavo proprio in sfida, cosa pessima tra l'altro, invece che andare con estremo rispetto. E mh, successe che poi ne facemmo diverse, sempre nel box di casa mia. Tanto, io prendevo un libro che mi padre. Insegnavo, quindi cioè, ero pieno di libri. Prendevo un libro a caso, lo tagliavo con un fermalibri <ride> e gli chiedevo la pagina questo col bicchierino, <ride> mi dava un numero, non me lo posso mai dimenticare. Cioè, mi dà il numero della pagina. <ride> mi dà il numero della pagina e vedo il numero. E praticamente aveva sbagliato di due pagine. Ha sbagliato di due numeri e io faccio. Questo. Vabbè, si è sbagliato. Sono sbagliato di due numeri. In realtà, no, perché i numeri cominciavano dalla terza pagina, aveva calcolato pure le due pagine bianche. cioè, se calcolava le due pagine bianche, per lui, aveva dato tipo due numeri avanti, aveva calcolato. Realmente le pagine Sapeva perfettamente la pagina. Mi ha dato un numero esatto della pagina in cui stava il Fermalibri, considerando le due pagine bianche, quindi non il numero della pagina che c'era scritto, ma il numero di pagine vere. Cioè ho detto... Oh, che cazzo è? Questo me l'ha fatto due o tre volte. <ride> quindi lì avevo. Avevo. Avevo veramente quelle cose che dovevo provare, provare, provare. Un'altra volta mi ricordo. Cioè, questa testa me la ricordo. Tra l'altro, addirittura, lo registrai con la telecamera, magari a ritrovare quei nastri. Madonna, cioè, le, le vecchie, avevo una telecamera ancora a videocassetti, chissà che fine hanno fatto. Pur scasato, chissà che fine hanno fatto. E, eh, era, era durante un Gran Premio, sto coso cominciò a muoversi in una maniera assurda e mi chiede il, il vincitore del Gran Premio in anticipo. Cioè, lo prese in pieno. E, vabbè, insomma ne ho fatte diverse la cosa assurda fu che eh, questo mio amico in un altro momento questa me la ricordo ancora da brividi veramente da brividi eh, che poi però effettivamente a distanza di vent'anni non, non ho capito tante cose effettivamente non era poi così sbagliato però vabbè ve le racconto insomma ormai siamo entrati in questo mondo e, e ne possiamo parlare, apriamo questi mondi, quindi vi ho detto, ho dissotterrato ho eh, il mio sarcofago dei, di quel mondo lì, dovevo sarcofagogato tutto quel mondo, quindi si sono riaperti anche questi ricordi. Vi racconto questa perché è particolare, e questa mi segnò pesantemente dagli smisi. Eh, questo mio amico, cioè il vicino di casa, mi disse: io Non mi ricordo, era fa qualche mercatino. Questo pirlotto eh, lo fece con altri suoi amici, ancora più, in più non che non gliene, cioè ancora più sboroni. Quindi, con più persone addirittura, così in maniera goliardica. Hanno fatto sta roba nel suo box E, e lì è successa una roba a suo raccontare Io non c'ero quindi me la tengo, la tengo per buona questa Però era, mh, la sua modalità era estremamente coerente Perché se era pietrificato quando si era mosso il bicchierino Dopo era veramente terrorizzato Cioè era veramente terrorizzato Insomma pare che sto bicchierino comincia a muoversi E visto che lo stanno prendendo per culo questi hanno tolto tutti quanti dal bicchierino Questo ha continuato a muoversi E li ha buttati fuori a uno a uno <ride> Cioè proprio letteralmente Li ha buttati fuori Indicava e ha detto lui fuori Lui fuori, lui fuori Li ha buttati fuori dal box E alla fine ehm, Quindi sto coso si muoveva da solo Ripeto io non l'ho visto Posso raccontare solo quello che mi è stato raccontato Da una faccia Terrorizzata quindi non, non era una cazzata, no non posso reputare una cazzata, non vedo perché avrebbe dovuto dire una cazzata. E, e, e solo che alla fine questi terrorizzati hanno dato un calcio alla tavola e hanno interrotto così, cosa che non andrebbe mai fatta, perché lascia aperta una porta e queste e, e cose non dovrebbero essere mai fatte perché poi restano insomma in giro, non è carino. E, e quindi lui mi dice, oh mi, mi dai una mano sta cosa, perché sta succedendo cose strane nel box e poi ho detto vabbè. Buh, e quindi mh, lo, facemmo di, mh, lo facemmo nel, nel suo box da tavolo al suo tempo. Uh, io come al solito curiosissimo, perché al solito ero, ero estremamente interessato a queste robe. Non ci credevo. Però mh, avevo talmente tante esperienze strane che non potevano essere cancellate. E quella volta lì fu strana e fu la mia ultima volta perché nel suo box appena... Lì teoricamente c'era tutta la procedura, svuota la mente, di su, di giù, di qua, di là. Mettiamo le dita sul bicchierino, apro, cioè chiudo gli occhi, sto robo si comincia a muovere come un fulmine. Ma, ma si vedeva proprio con, incazzato, cioè gli girava le balle. Ma la cosa allucinante fu che io pensavo alla domanda e questo mi rispondeva a razzo. Cioè senza... Io la vocalizzassi tanto che siamo stati mezz'ora praticamente in silenzio. Questo mio amico che dice: Che cazzo sta succedendo? cioè sto coso che si muoveva e rispondeva, dava di tutto, di più. E questo qua che non capiva niente perché non capiva che cosa stesse accadendo. Perché io non parlavo, sta roba qui mi segnò. Tra l'altro, domande ovviamente estremamente coerenti. Per cui, se io ti chiedo un sì o un no, mi dai un sì o un no, se mi dai un nome, ti mi dai un nome. Quindi, cioè, ascoltava letteralmente la mia mente. Tutte cose che quindi vabbè, poi l'ho chiuso, insomma l'ho fatto ritornare da dove stava, l'ho chiuso in pace, si era un po' incazzato, c'è <ride> un po' incazzato, va bene così. E, e poi ho messo tutto nel dimenticatoio e buonanotte così. Un mondo che mi, ha, mi aveva attirato, ripeto, per curiosità, che non ho potuto approfondire e che, che non ho voluto approfondire perché avrei dovuto appunto togliere l'autorità a quello che mi era stato detto. E di cui poi mi ci sono ritrovato con tutte le scarpe vent'anni dopo. Ecco, <ride> cioè, non è che, non è che, non è che, ehm, non è che, che, che ne esci. Ecco, cioè, se, se ce l'hai nel sangue, lo devi fare, Glenda. Così non dormo stasera. Eh, Ma avete sempre chiesto le robe. M ho detto: Non ve le dico perché se no non dormite. Glenda, se non dormi per questo, è meglio che sto zitto allora. Cioè, questo è niente, cioè. Ah, dio. Quindi. <ride> mm. Ragazzi, allora vi state facendo dei problemi che non esistono. Allora, ricordate una cosa. Il simbolo di tagliarli si muove. Allora, fermi. Ok. Non. Um... Non è che tutto è magia, eh? Cioè, allora, siamo razionali da una parte e siamo magici dall'altra, cioè dobbiamo arrivare alla magia in modo razionale, ok? Il simbolo di Tagliaris vi sembra che si muove semplicemente perché non c'è luce e quindi, non essendoci luce, in quella zona lì rimane tutto pixelato, è un effetto della telecamera, è un effetto dell'ISO, cioè della carenza di luce. Per cui quel simbolo che vedete muoversi è semplicemente perché i pixel che stanno lì, non essendoci luce, non si riescono a mettere bene nella giusta direzione, nel, nel giusto sequenza. Quindi lo vedete fondamentalmente, in, si dice, sta friggendo. Ecco, in gergo tecnico, sta friggendo. Quando l'immagine frigge. Vuol dire che non c'è luce e l'iso della telecamera è troppo basso rispetto alla luce che c'è, perché io sono illuminato, lui è al buio. Se illuminassi il simbolo non si muoverebbe più. State sereni, non succede niente. Ah, diavolo. Oh, e poi c'è il fumo dell'incenso che... No, è spento, quindi l'incenso si è fumato, ci cioè siamo fumati l'incenso. Dani, l'insenso può essere. Eh, sì, L'insonnia può essere sintomo di creatività e intelligenza? Chi dorme non piglia pesci? E il riposo è la chiave del successo? Oddio, Silvia, hai, fatto hai usato tre frasi fatte. Mi riesci a fare un pensiero non fatto? <ride> um, eh... <ride> Male dice immagina Daniele con l'immagine dietro sembra un coniglio <ride> è vero aspetta oh, mi fa, fa l'effetto coniglio eccolo così no così <ride> certo raga mi fate morire ah dio mo. vabbè no, mi sposto per non sembrare un coniglio ah che bellina lì che c'è anche mi sposto così ah oh adesso vi guardo così si, sì, vedete anche le altre immagini. Dietro ci sono tante altre immagini strane che non capite che cos'è. Eh, Orazio pensava che avevamo un contatto. No, Orazio, stai sereno, eh, ragazzi, per cortesia, vi posso, mm, cioè, allora, non abbiate fretta. Posso. Voglio soltanto dirvi questo: Non abbiate fretta. Vi giuro, il mio impegno. Io sono rientrato in questo mondo. Con calma, senza fretta, con i giusti passi, non abbiate fretta. La fretta è parte sempre di quel mondo mentale. Tutto è subito. Calmi. Ragazzi, non, come vi ho detto l'altra volta, non si semina oggi per raccogliere domani. Non funziona così. Si semina oggi e bisogna nutrirlo, 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 nutrirlo. Il gruppo è fatto anche per questo. Voglio vedere la la resilienza delle persone voglio vedere quanti dal, davvero continuano e non si stufano dopo due giorni e tornano nel mondo di prima anche questo è un, un motivo ecco perché vi dico non è che uno passa così cioè ci sono tante cose mh, che fanno capire se una persona è davvero pronta a andare oltre o no io non posso aprirvi un vaso di Pandora a tutti cioè capite questo i mondi se vi ho detto che <ride> Io arrivo, cioè, allora ho vissuto per chi, allora, chi mi è stato vicino in quel periodo, sa benissimo quello che abbiamo fatto, che ho fatto, che abbiamo fatto con altre persone. Qualcuno prima mi diceva: Hai mai fatto gli esorcismi? O no, gli esorcismi vengono chiamati così da, dalla Chiesa. <ride> Io preferisco: Gli esorcicci, Vi ricordate esorciccio? <ride> Il film con, eh, con Franco Franchi e Cicci Ingrassi, ehm... gli esorcismi prevedono la presenza di quelle che diciamo eh, in un altro in un'altra maniera vengono chiamate forse, Almeno le io chiamo forze oscure no vabbè fatemi stazzire se no veramente non vi faccio dormire se parlo di queste cose ve l'ho detto fatemi riappeggiati ok allora Alin ti dico che ho esperienza ok questo su quella domanda che mi hai fatto ti dico che ho esperienza però sto zitto perché se già Raccontandovi di un becchierino che si muove, qualcuno non dorme, eh, se vi racconto di questo, eh, poi domani sono incubi per tutti. Okay? Però per questo vi ho detto: ho bisogno di farvi arrivare per gradi, e non sono gradi semplici, perché sono gradi che hanno bisogno di, eh, di una serie di conoscenze che devo darvi, che dovete metabolizzare e su cui dovete fare esperienza e su cui vi devo creare degli strumenti, strumenti di cui dovete avere la maestria nell'utilizzo. Oltre ad avere degli aiutanti, Taiaris è uno dei nostri aiutanti, ce ne saranno altri due almeno. Ok? Gli aiutanti sono fondamentali perché in determinati mondi non si può andare come ho fatto io da piccolo da sborone, da incredulo. Davvero ve lo sconsiglio. Ve lo sconsiglio. Quando feci qua... Ehm, eh, quando, quando, feci un, quando feci un corso... sapete che io feci... Mm, feci quattro corsi in Thailandia, uno di tre mesi, uno di due mesi, due da un mese, e furono i quattro corsi che mi fecero decidere di seppellire tutto. Seppellire tutto perché io speravo di eh, creare in qualche modo, di poter diffondere determinate cose e poter crescere, eh, quindi poter sperimentare ancora di più. Ma, mh, quello che accadde fu esattamente quello che in qualche modo sto vedendo qui anche nel gruppo, in alcuni di voi. Cioè, questa voglia di dover, uno, volete sapere tutto e subito, due, non vedete la smania proprio, la smania, cioè non c'è pazienza. Ma non solo non c'è pazienza, ed è tipico di questo mondo che, 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 che chiede il tutto e subito, non solo non c'è pazienza, ma eh, c'è anche questa, quasi questa, cioè, be, be, questo, eh, come dire, vannoverate il diritto di volerlo, cioè io ricevo messaggi del tipo, eh vabbè ma sti video ma sono troppo lenti, eh vabbè ma uno deve aspettare tutto questo tempo, oh, uh, cioè, raga, calma, eh non... Uno, sto facendo tutto questo gratis e quindi... Mh, cioè, sto dedicando questo invece che agli investimenti e a tutto il resto, ma perché serve a me, ve l'ho detto, se cioè no non l'avrei mai fatto. Poi, ovviamente, se qualcuno vuole fare donazioni, vi ringrazio sempre. C'è cioè, sempre www.donazioni.me, va bene, ma mh, continuerò a farlo anche senza. Non è che mi aspetto donazioni agli italiani, so benissimo che... Eh, non riescono a fare a, a comprare un fiore a... a un simbolo che non conosco, figurati se fanno le donazioni a me. Ma non è questo che mi interessa. Cioè, vi dico grazie, ma è rilevante. però il concetto della smania non aiuta, perché la smania è una. Un, un, un bisogno estremamente della mente condizionata. Sapete perché si ha smania? Perché si ha paura di morire. E su questo ci lavoreremo tanto. Si ha fretta perché si ha paura di morire. E si vuole sapere di più perché si vuole essere meglio degli altri. Perché se sei meglio degli altri non muori. Ma non è così, muori uguale. Quindi sereni, tranquilli, con calma. 1-2. La smania così come tante altre cose della mente vi rendono vulnerabili e ripeto, per molte persone queste parole potranno sembrare tante cazzate soprattutto dette da me perché sapete io che immagine ho sapete come com ho parlato fino a oggi però vi ho sempre detto che ci sono parti della mia vita che non, non sono state dette e ripeto, ci sono persone che e hanno conosciuto e che hanno fatto determinate cose con me, che lo sanno bene. Per cui, mh, cosa sto dicendo? Ah, che ci sono, questi mondi vanno toccati con cura. Bisogna entrare chiedendo permesso, bisogna entrare con le giuste modalità, con le giuste conoscenze, con i giusti aiuti, con le giuste protezioni, con il giusto atteggiamento. Se no vi fanno un culo quanto una casa Ma non in maniera metaforica In maniera metadentrica Cioè vi entrano proprio dentro E non è carino Ok? Non è carino Quindi è meglio non sapere Finché non sapete a posto Non vi preoccupate State sereni Se dovete sapere Se veramente qualcuno arriverà a quel punto Bene Sono contento Ci divertiamo Scopriamo, facciamo esperimenti, massima sicurezza, tutto ok. Ma con calma, perché è questa anche la selezione. La selezione è per fare esperimenti. Quindi state sereni. No, non Quando qui passa al secondo livello passa semplicemente perché lì possiamo fare esperimenti di un altro tipo e li posso fare con persone che hanno un'apertura mentale di un certo tipo. Ma non vi perdete niente. Il livello di conoscenza: il salto quantico vi dà conoscenze, vi dà esperienze. E vi dà accesso a determinate cose. Quelle le avrete tutti. Non vi preoccupate. State sereni. Cioè, le conoscenze saranno date a... Non è che ci sono conoscenze segrete. Ci saranno esperimenti che si potranno fare con determinate persone. E esperimenti che non si potranno fare con determinate persone. Chiaro. Cioè molto semplice. Basta. Quindi si selezionano le persone. E come di... Eh, se devi fare una squadra per costruire una casa e te serve uno che monta i video no, non me ne frega niente, non lo prendo mi servirà un maniscalco un, uno che sa far cemento e uno che sa fare l'imbianchino cioè dici mai ma io so fare i video su TikTok e non mi servi per quell'esperimento quando mi servirà per fare l'esperimento su TikTok lascio l'imbianchino e prendo quello che fa il video su TikTok cioè questo è il concetto, capite? quindi non, non state lì a smaniare io so pronti o non so pronto perché... Va bene, allora io sono pronto al secondo livello. Dice che si fa nel secondo livello? Se viene in interlandia e se costruisce un tempio, eh, vieni. Ah, no, ma io non credevo questo. E allora state zitto, cioè, capite, state sereni. Non è questo. Um... Daniele, io ho detto tutte le sere l'intenzione a Taiaris. Però capita spesso che non ricordo proprio. Allora, Stefania. L'hai detto all'aiutante. Spero che l'abbia detto pure a te. E spero che l'aiutante gli hai fatto i tuoi ringraziamenti e tutto il resto. Uh, Daniela, non direste quali cose. Che eh, Si essi? meglio le offerte. Tipo il cibo dopo un giorno che lo si getta. Le monete. Mia mamma gli ha lasciato una sigaretta perché ha sognato che l... ha sognato anche lei. Ma ha fatto... <ride> lei ha lasciato le sigarette. Mi, prego, perché... mi volete traviare pure gli aiutanti? <ride> Lasciateli una striscia di cocaina pure, no? Una, una sigaretta di marijuana, perché no? <ride> Ragazzi, secondo me vi state facendo troppi problemi. Veramente vi state facendo... Uh, vi state facendo troppi problemi. Cioè, allora, uno, regola numero uno, la vita è un gioco. Divertiamoci, ok? Se deve diventare non stress, fa le offerte. Un'offerta è una cosa che uno fa con piacere. Guarda, ieri, ieri mattina ero, mi sono dimenticato di fare le foto. Però è proprio la mentalità che l'occidentale non ha, capite? Ehm, ieri mattina ero andato presto a un mercato della, della mattina, 5 di mattina, del mattino, a volte vado a camminare al mare in spiaggia a quell'ora. E, e, e ci sono tutti i monaci, quindi tutte le persone che gli danno le offerte, eccetera. Pensate che ci sono dei negozi che vendono solo le offerte. Per i templi e per i monaci. Cioè, il loro business è vendere le cose per fare le offerte. Cioè, ti danno, non so, dei pacchettini prefatti da regalare al monaco, da regalare al tempio, tutte le statuine. Quindi se tu vuoi comprare una statuina regalare al tempio, la trovi di tutti i tipi. Vuoi l'elefantino piccolo, grande, grandissimo, enorme, la statua enorme, in metallo, in cemento, quello che vuoi. E ci sono, giustamente, perché se devi fare un'offerta, cioè, se, 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 se in qualche modo vuoi dare qualcosa ci resta un negozio che te lo vende quindi ci sono negozi che fanno solo questo cioè è come se ehm, è co è, capite, la logica, eh? cioè, capite la logica è come se in Italia creassero dei negozi dove vendono statuine eh, rob cibo cose varie pacchetti di cibo di magari gli stuini o magari le loro tonache perché giustamente si devono pure cambiare non è che gliele gli danno sempre i fedeli è come se facessero sti pacchettini dalla da Chiesa, no, la Chiesa non vuole le statuine. La Chiesa non vuole il cibo, vuole i soldi e basta. Quindi non esiste questo, questo principio. Al massimo trovate il, i negozi di souvenir a Roma, ma i souvenir ve li prendete per portarli a casa, non per darli come offerta. Quindi il concetto di offerte non esiste. Da noi esiste il concetto di. di, 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 di eh, Come dire, di. Uh, di sacrificio non di offerta che sono due cose diverse proprio capiremo più avanti uh, Dani come si fanno le offerte in chiesa per accendere le candele ma no perché tu gli dai i soldi le candele ce l'hanno loro in questo caso pure finte manco le cambiano più se so, 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 so accendi solo col tastino capisci manco se consumano quella non è un'offerta quella è una, è una donazione di denaro C'è cioè un sacrificio Tu ti sei tolto una cosa tua gli hai dato da loro basta ben diverso eh, quindi eh, Marivisa, Daniele cosa succede? eh sì, mi mettete a fare queste domande, è un po' un casino parlare di queste cose, Eh, cosa succede quando con le sue spiriti si lascia aperto una... ragazzi, non le fate le sue spiriti, poi posso fare fate... per cortesia, non le fate, cioè, le ho fatte io da piccolo che ero stupido e ignorante, ecco, non le fate, vabbè, cioè, se non avete le conoscenze, non le fate. Uh, I miei sono sotto shock per le mie offerte, ma sti ormai... Ma eh, Francesco, fa attenzione, perché se poi non capiscono, poi dicono che stai dentro una setta, come al solito, tanto ormai non sappiamo. Eh, dovrebbero venire qua, eh, qui sarebbero sotto shock, perché le persone usano un quinto o un decimo del loro stipendio per fare le offerte. Eh, ferides è grave se si fa un incubo così brutto da svegliarsi di colpo urlando con il corpo che vibra. Allora Ferri. Bevo un po' d'acqua. Ascoltatemi un attimo. Fairy Tales dice, è grave se si fa un incubo così brutto da svegliarsi di colpo urlando con il corpo che vibra? Ragazzi, tutto questo percorso lo stiamo facendo per far sì di liberarci dalle... Qui siamo in un video, non è un video ufficiale, quindi questo non lo metto neanche sul... Sulla playlist del salto quantico è una roba che sta tra noi un approfondimento, una chiacchierata tra di noi che sta lì. Chi ci sta bene? Chi non c'è sti cazzi. Quindi, dicevo, l'obiettivo è quello di liberare la mente da quella valanga di puttanate che puttanate non le posso dire nei video ufficiali perché pare brutto. Però qua sì, posso parlare come mi pare, ok? Quindi permettetemi. Stiamo facendo questo percorso per liberare la testa da tutta quella valanga di puttanate che ci è stata inserita dal mondo. Quando la testa sarà libera, quindi quante più minchiate ci toglieremo dalla testa, tanto più ci sarà accesso alla nostra anima. Quindi tanto più riusciremo ad ascoltarla, tanto più riusciremo a scoprire il nostro vero sé, tanto più riusciremo a trovare la nostra strada, tanto più riusciremo a, ad attivare i miracoli, tanto più riusciremo a fare un sacco di robe, ok? Ora, in che cosa consistono quella valanga di puttanate che abbiamo in testa? paure rabbie giudizio giusto o sbagliato è grave o non è grave ma non me ne frega niente se è grave o non è grave chi decide se è grave o non è grave il fatto che tu abbia avuto un incubo cioè non è che c'è una regola non è che c'è una, una scala di gravità autorizzata dal ministero capite cioè, <ride> cioè comprendiamo questo la mente condizionata ragiona su questo tipo di concetto, ok? è come se qualcuno mi dice ah ma Tagliaris non è una roba registrata che cazzo vuol dire una roba registrata? Eh, qualcuno, ci sarà qualcuno che penserà che chissà che stiamo a fare perché c'è già ah, stregoneria di qua di là che vuol dire, ad esempio le, re, le religioni, quali sono le divinità ufficiali? perché una divinità è ufficiale secondo voi? perché... Dio è ufficiale e Taiaris no. Eh, perché? Che cambia? Qual è la differenza? Secondo voi qual è la differenza? Nel mondo ufficiale qual è la differenza? L'unica differenza è che è registrata allo Stato, in America ha un è registrata all'IRSE e ha un numero per l'esenzione delle tasse, in Italia idem, quella è la registrazione, quindi Dio è registrato in Italia, e in tutto il mondo, così che tu se, se fai il culto del Dio e c'è la Chiesa non paghi le tasse, ecco che Dio è registrato. Se chiami Dio va bene, se chiami Buddha va bene, da un'altra parte, se lo chiami in un'altra maniera non va bene. Quindi, che cosa fa di una cosa registrata e non registrata? L'esenzione dalle tasse. Ah, beh, allora, se basta essere un Dio, cioè se basta essere avere l'esenzione dalle tasse per essere un Dio, boh, bene. Allora, tutte le fondazioni bancarie, nonché quelle di Bill Gates, sono pari a Dio perché hanno le stesse esenzioni, effettivamente, per molti casi sono maggiori di Dio per quello che fanno. Se vediamo il potere che hanno le banche, il potere che hanno le fondazioni di tipo Bill Gates, ammetto che hanno molto più potere di qualunque altra divinità registrata. Quindi è vero. Quindi probabilmente basta avere un'esenzione delle tasse per essere un dio in questo mondo. Quindi, eh, quindi, questo è il concetto: cioè tutto ciò che è giudizio sti cazzi! Un, non me ne frega niente se. Un sogno è grave o no? Mi interessa che cosa hai incubato? Cioè hai avuto un incubo? Bene, figo! Bello che l'hai avuto. Ringrazia, interpretalo, scrivi, interpretalo subito. Non lo sai interpretare? Aspetta, dammi un attimo, pazienza e <ride> ti do qualche modo per interpretarlo. Però è questa l'unica cosa, cioè gioite delle cose che vi accadono. Cioè è una cosa che non ho mai compreso è che, e questo mi è capitato tante volte, cioè ho lavorato su tante persone, e le persone, non so, prima facevo ipnosi, facevo un sacco di robe. Cioè, è, è, il, mm, è, quando, quando in determinati stati uscivano dei mostri interiori, facevano impazzire, perché le persone prima si impaurivano e scappavano, oppure nelle vite passate. Cioè, scappavano. Ma come fai a scappare da una roba che hai dentro? Cioè, quella roba è uscita da dentro di te. Quel mostro sta dentro di te. E il fatto che tu ne esca fuori impaurito non è che cambia le cose. Sta sempre dentro di te. Cioè, cioè è come se tu entrassi dentro casa e la trovassi infestata di scarafaggi. Cioè. Non è che se tu esci scappando di casa, la casa si libera dagli scarafaggi. Quella casa è sempre tua e quei scarafaggi continuano a prolificare. Cioè, se non trovi una soluzione e tu scappi, non serve una minchia. Anzi, è peggio, perché quelli continuano a crescere. Che è esattamente quello che accade con le nostre... con la nostra immondizia interna. Quindi, questa cosa qui non l'ho mai capita delle persone. Cioè, proprio mai. Cioè, allora, lo, la comprendo perché la nostra parte egoica, no, nostre, I nostri guardiani nascono per proteggerci proprio da quello. Ma è una protezione come. come cioè, un po' assurda. Come capirò. Come, spiegherò anche domani. Vi ricordo che domani alle 21 c'è il secondo video uh, del, del salto quantico, quello ufficiale. Quindi, mm, eh, questo è il concetto, capite? Quindi non, non, iniziate a togliervi... E tra quest l'altro questa roba qui eh, mi viene spesso riproposta su, sul gruppo, in privato. Ah, ma Daniele, ho sognato questo, è normale. Che forti è normale? Cioè che rispetta le norme? Ma non ci sono delle norme sui sogni? Meno male! Ci sono delle poche cose che non hanno normato. Cioè non ci sono leggi su... Almeno nella nostra religione, perché in altre religioni forse sì. Non ci sono delle leggi su che cosa puoi sognare e che cosa no. Soprattutto se non lo dici, perché se cominci a dirli magari ti mettono sotto psicofarma, però ti fai cazzi tu e te li interpreti per i cavoli tuoi, non dici niente a nessuno, nessuno ti può dire niente, quindi non c'è libertà. Eh, ma ma <ride> Maria, eh, ti prego, parla di tutto tranne che di scarafaggi. Ecco, Maria Elena, come... come le, ecco, tu che hai subito un'invasione, come te ne sei liberata? Sei scappata tu? <ride> o hai dovuto fare qualcosa per loro? Cioè, o oh, hai aperto la porta e l'hai fatti uscire, che sarebbe la cosa più saggia, non è facilissimo perché insomma quelli hanno le dà. Però, nella nostra testa, questo che dobbiamo fare, c'è cioè il momento in cui troviamo un'infestazione di roba che non è funzionale, che non è funzionale, no? che non è giusta, che non è sbagliata, che non è più funzionale. Perché ricordiamoci che qualunque cosa abbiamo nella nostra testa, quando è stata creata, era estremamente funzionale a suo tempo. Quando il bambino decide di. Mm, non so dimenticare la violenza subita dal genitore è funzionale a continuare a sopravvivere con quel genitore da cui non può fare niente capite quindi lo rimuove per funzionalità quando è piccolo quando è grande che si può ribellare non è più funzionale quindi quel ricordo può ritornare a galla perché la condizione esterna è cambiata ed ecco che vi arrivano gli incubi, per ricordarvi quello che li avete tolto, cioè quello che avete, che avete, che avete, che avete sotterrato, questo. Quindi questo è un principio che ridonda in, in tutto quello che si fa, sempre, cioè il giudizio è una cosa, soprattutto in questa società, che è talmente predominante che cavolo ha voglia di ricordare, ha voglia di ricordare. Cioè, ehm... non è facile, è talmente tanto mh, infilato profondamente nella mente, profondamente, profondamente non profondamente, ma profondamente, che, mh, che è difficile. Ecco, Feridel dice, io ho iniziato a ricordare la violenza da grande, eh, ma è normale, è normale. Ed è normale. Solo che se si scappa dal vedere determinate cose non se ne esce più. Cioè, non è che quella sparisce. Ricordate, non potete scappare da roba che avete dentro. Cioè, ricordatevi questo. E tutto ciò che avete dentro non è che è normale o non è normale. Esiste. Basta. Questo è. non, Cioè, prendetene atto. È dentro di voi ringraziate. Ringraziatelo perché sicuramente quando è nato. Ehm, quando è nato. C'era una funzionalità di quello che ha fatto, ringraziatelo per questo. Ma adesso è il caso di liberarlo, è il caso di metabolizzarlo, è il caso di quindi comprenderlo, metabolizzarlo e liberarlo. Libera come gli scarafaggi, in quel caso lei l'ha ammazzati però sarebbe stato meglio liberarli, così andavano da qualche altra parte. E o cazzi loro? Lio stivi dice: Qual è l'attitudine? Bella la parola attitudine, ma sembra proprio da corsi di formazione e motivazione. L'attitudine più adatta a questo percorso, l'attitudine, anche per quanto riguarda impostare intenzioni, Livos, io direi che l'attitudine più adatta è quella della curiosità del bambino di pochi anni prima che i genitori gli dicano che sta facendo delle cazzate. Quella è l'attitudine migliore. La scoperta, la curiosità, la voglia di conoscere, la voglia di conoscersi, la voglia di scoprire. La voglia di conoscersi soprattutto, cioè di sapere chi siamo, di, di sapere che cosa muove la nostra vita, di sapere che cosa muove i nostri schemi, di sapere che cosa attira la nostra anima, di sapere che cosa, da che cosa scappa la nostra mente. Tutto questo. Kati mi dice ti seguo da 5 anni e mi hai cambiato la vita. Kati, spero in meglio? Non è detto. Gggg, gggg. È hai eh, eh, riordato le lettere, Gg. Avevi una tastiera che funzionava solo su due lettere, la G e la I. Scusate, <ride> non posso. Allora, ragazzi, mi dovete... Io faccio queste cose qui perché... Voi dovete capire che quando giro i video devo più o meno essere serio. Mi viene difficile, però devo più o meno essere serio. <ride> Almeno così me sfogo. Qui negli approfondimenti posso dire quattro cazzate. Eh, Babila dice, oggi ho scoperto che si dice Taiaris, non tia", Tiaris. Eh, Babila vale lo stesso discorso di prima. Chiamatela come cazzo, per pare. <ride> È un aiutante. L'ho pure chiamata... Oh, che confischio, ehi, ehi. Cioè, come vi viene? La mente ha bisogno di simboli, di nomi, di essere giusto o sbagliato. Ecco la cosa che hai appena detto, Babila, ricorda esattamente quello che ho appena detto. Cioè, io ho appena scoperto di aver sbagliato, praticamente, quello che ho detto prima. <ride> Meno male che l'ho appena detto. Non è sbagliato. È una pronuncia, Lo vuoi la vuoi pronunciare all'inglese, la vuoi pronunciare all'italiano, la vuoi pronunciare al napoletano, ma che ce frega. Cioè ragazzi, easy. Ecco allora. Aggiungo all'attitudine. Aggiungo all'attitudine. L'attitudine non solo è la scoperta, non solo è, è la, la, la. la. la curiosità, ma è anche la semplicità. La semplicità, questa è un'altra attitudine, easy la giocosità, quindi ease, ease and joy, gioia e giocosità e semplicità, cioè siate semplici, le, le complicatezze sono tipiche della mente condizionata, okay? quella che deve fare i numeri, si deve impicciare, deve creare casini, deve intortare, deve, deve arrogogliarsi, Ah, easy, 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 ok? Sì, vi ci vi troppo matti, ma è vero. Mm. Cioè, pu sì, pure se lo chiami a coso, che in realtà cosa, cosa, che stanotte me dai una mano, ti è te do sta mela, che me puoi dare, cioè, un tipo romanaccio, buri, quello che ve pare, non è importante, ma che... Allora, capisco il rispetto, va bene. Il, la reverè è quello che ve pare, perché comunque sia... Se uno vi chiamasse a voi acoso che mi fai sta cortesia, voi ne andate a fanculo. Ecco, insomma. Quindi diciamo trattate come, volesse, come vorreste essere trattati voi, ok? Ecco, questa è la cosa più semplice. Trattate gli altri, compreso gli aiutanti, come vorreste essere trattati voi. Se a voi essere chiamato acoso, mi fai questa cosa. Non vi, da, vi piace, trattatelo così. Se a voi darebbe fastidio, non lo fate. Ok, basta. Molto semplice Cati ehm, <ride> dice Certo in molti meglio questa, questa sottolineatura che in molti meglio Vuol dire che in alcuni forse è peggio Scusatemi non riesco a stare troppo seria Mi sento una bimba di 4 anni Brava Caterina brava. Ci piace così <ride> Ragazzi ma Allora i nomi sono importanti i simboli, sono importanti ci sono degli archetipi, ci sono dei suoni, ci sono delle robe che rievocano a livelli più alti perché la Toyota è la prima casa al mondo, sicuramente avranno le macchine migliori, sicuramente tutto quello che volete. Anche la scelta del nome è fondamentale. Anche la scelta del nome è fondamentale. E determinati nomi sono, o meglio risuonano, con delle divinità. Ok? Quindi, per esempio, se dovesse scegliere una macchina senza sapere com'è fatta, solo dal nome, e avete di fronte, la PALIO Weekend e la Yaris Ma oggettivamente, qual è che vi fa sentire più figo? O quando dici, ah raga, sai, oggi mi sono comprato la macchina nuova. Ho comprato la PALIO Weekend. Oppure, oh mi sono comprato la IARIS. Capite? Eh. Senza sapere come... Magari sono due monnezze, tutte e due. Oppure la PALIO Weekend è fighissima. È tipo una Ferrari. E la Yaris fa cagare. Però, se doveste decidere solo dal nome... Le, I nomi sono ancore, sono ancore. Noi in Italia abbiamo dei geni in politica perché? Perché non vi scordate che prima ci avevamo, tanto per darvi un'idea, no? penso che ve ne sarete accorti. Insomma, dopo anni di PNL, che ve lo spiego, ve ne sarete accorti. Quando partì il partito di Berlusconi, che è, era l'unico che aveva dietro dei marketer come dio comanda perché aveva le televisioni, cosa ha fatto? Quando ha, chiamato un partito, ha chiamato il suo partito in che maniera? Usando un'ancora del, 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 delle gride, dell'esultazione dell più grande per gli italiani. A cui a quelle due parole erano legate delle enormi emozioni perché venivamo dalla vittoria dei campioni mondiali, tutta una serie di cose. Quindi la chiamata Forza Italia. Forza Italia, che cazzo, ognuno di noi ha detto Forza Italia? Quando ha vinto l'Italia centinaia di volte le partite dei mondiali si andava in strada a far casino. Quindi era sempre gioioso, giocoso, eh, belle emozioni, amici, strada, vittoria. Poi vittoria, eh. Cioè Forza Italia, vittoria. Quindi. Questo è l'ancoraggio Forza Italia Vittoria Chi mm? stiamo al partito Se non ricordo male Come si chiama la nuova Fratelli D'Italia L'Italia Sedesta Quindi Forza Italia Abbiamo dovuto cambiare Con Forza Azzurri Ma Fratelli d'Italia Come dobbiamo cambiare Dobbiamo cambiare l'inno Per evitare ogni volta Che diciamo l'inno Di nominare il partito Ragazzi, questo è il genio delle parole. Questo è il genio delle parole. Le parole evocano emozioni e non si scelgono a caso. Non si scelgono a caso. E i marketer e chi vi comanda lo sa bene. I pastori che portano il gregge dove vogliono loro lo sanno bene e lo vedete come li utilizzano. Queste sono cose banali, penso me ne sarete. Come non ci avete fatto caso Raga eh, eh, Dai cioè, Che ben segna a fare PNL da una vita Maria Teresa Il sogno ha correlazione con la comprensione Dei blocchi schemi che abbiamo dentro Maria Teresa De saranno tre settimane Che dico sta cosa Tutto quello che abbiamo fatto fino adesso Risponde alla tua domanda Sì Ehm uh... Uh, L'interpretazione del sogno ha correlazione con la comprensione? Sì, assolutamente. E comunque sì guarda il video di domani, il video di domani ti farà capire molto di più. Invece, GGGG, che ha la tastiera che gli funzionano due parole, <ride> due lettere, non aveva problemi per creare un, un account con uh, che, che avesse un'ancora a qualcosa. GGG, GGG, GGG. <ride> io devo sempre fare un giorno un video sulla, sui vostri nomi perché quello mi fa morire. Va bene, va bene ragazzuoli. Quanto abbiamo parlato? Che ore sono? No, io, cioè, vabbè, avete qualche domanda intelligente? Antonella dice: come faccio a farmi piacere questo simbolo? C'è qualcosa che non mi piace, non riesco a sentirlo. Quando mi sono concentrato a guardarlo, poi non ho dormito tutta la notte. Eh, Antonella interessante cioè se un simbolo ti genera un'emozione del genere beh uno dovresti ringraziarlo due dovresti approfondire perché è come le macchie dei roshark <ride> cioè, cioè, sono un po le macchie dei roshark eh? cioè, mh, eh, il simbolo ha un senso perché ha due elementi che si uniscono quindi mh, mente e anima e è una T fondamentalmente. Non so se avete notato che è una T. Eh? Cioè, infatti qualcuno la metteva al contrario. Però è una T. Si chiama Daiaris. È una T. Cioè è un iniziale fondamentalmente. Non so se ve ne siete accorti. <ride> con due elementi che si uniscono. Che sono mente e anima. Ok? Molto semplice. Comunque la potete chiamare come pare. Cioè ripeto, non è un problema. Eh. E... Non è un problema. Da quando sono in gruppo stanno accadendo eventi positivi. Grazie. Ebbene Paoletta. Cosa pensi dell'Emisync? Non lo devo ricordare, forse sì. Vi prego, non mettetelo a rovescio. <ride> sì, ma poi qualcuno l'ha messo a rovescio, sembra un'ancora. Ma è come se mettete la, la croce a rovescio, pare una cosa brutta, non mi ricordo. Il pellegrino Stefano, dove collochi l'anima fisicamente? E Stefano, in realtà non la colloco fisicamente. La colloco in una versione di noi nel, nella proiezione di noi nel mondo invisibile e... cioè, e questa è la cosa complessa. Mm. Uh. Come scoprirete nel video che devo ancora montare che ho fatto oggi. Esistono questi due mondi, che uno è visibile e uno è invisibile, ma sono estremamente correlati. Cioè, in questa stanza io vedo determinate cose e non ne vedo altre, quindi stanno sempre tutte. fisicamente stanno qua, ok? Quindi qui ci potrebbe essere il mondo e noi non lo vediamo. Tra l'altro, su questo ci rifacciamo a, a, un, um, a quello che poi venne detto in What the Bleep Do We Now, il film di cui vi parlai all'inizio, perché fu uno di quelli che mi diede il primo salto quantico a me personalmente dove si raccontava di quando arrivavano le tre caravelle nel, lì, nello sbarco in, in America e gli indigeni non le vedevano cioè lo sciamano perché non avevano mai visto delle navi quindi lo sciamano vide che l'acqua era increspata e non riusciva a vedere le caravelle perché nella sua testa non esistevano non ne aveva conoscenza quindi Letteralmente, noi possiamo non avere conoscenza di cose che stanno qua e noi non le vediamo finché qualcuno non te le mostra. Quindi, di conseguenza, noi siamo nello stesso posto in maniera visibile e invisibile. L'anima è nel noi invisibile, infatti, i sogni arrivano in un mondo invisibile che tu non vedi perché non li vedi fuori di te. Eppure sono talmente reali che a volte sembrano come se tu li avessi davvero vissuti nel mondo reale, però non è un mondo reale, è un mondo invisibile. Quindi quel mondo invisibile, cioè dove sta? Nei sogni sta, sta sempre là. Sei sempre tu. Ma ti arriva è come se fosse. Guarda, lo, lo immaginerei un po' come sai come quando vedi eh, gli elementi 3D che se li vedi senza occhialetti 3D, li vedi di due colori diversi? che sai li vedi rosso e blu mi pare, e li vedi come due cose leggermente sovrapposte ma un po' sfasate, poi appena inforchi gli occhialetti diventa una cosa 3D, quindi è come, io la vedo, nella, nella mia ipotesi la vedo così, cioè come noi siamo 2D qui, siamo 2D là, no, cioè siamo in 2D, quindi due dimensioni, siamo di qua, altre due dimensioni sono di là, e quando riusciamo a integrare le due parti, riusciamo a vederci completamente. Invece, nella maggior parte dei casi, noi vediamo solo la parte visibile e quindi diamo totale accesso alla nostra mente. La parte invisibile, la nostra anima e tutto quel mondo lì, non lo caghiamo proprio, ma ne subiamo le conseguenze, perché ne subiamo e facciamo finta di niente. E quando riusciremo a integrare le due cose e a trovare una quadra, nel senso un equilibrio tra le due, allora. Potremmo dire che viviamo in, in, in un mondo più ampio, quindi riusciamo a muoverci tra il visibile e l'invisibile, ok? È un po' più complicato. Dani, perché la telepatia a me non funziona? Provo ma non accade nulla. Ma Henry, non è che la telepatia la accendi così, eh? Cioè, uh... Se mi dici che ti sei già risolto tutte le, le tue pippe mentali. Posso darti due dritte, ma se non te le sei risolte. Fino e mo, forse risolvi di prima quello. Daniele, ci suggerisci di usare i cristalli? Simonetta. Um, allora, per il momento anche no, nel senso che, cioè, sì, se ce l'hai bene. Allora, eh, diciamo che per il momento è rilevante. Ok. Ovvero, se per te usare i cristalli serve per accedere a un determinato stato, usalo. Volentieri. Assolutamente sì. Ehm, se ti dico che allo stato attuale serve qualcosa oppure no, mh, nì. Ehm, per i sogni potrei dirti, se hai della selenite, ancora ancora. Tra l'altro io sto cercando le mie tre barre di selenite che non trovo. Che le avevo viste ultimamente e non le trovo più. Vabbè. Comunque sì, per, per quello che ne so, la selenite... Tra l'altro, notate la serenità è un cristallo bianco, molto proprio, bianco, traslucido. E ricordatevi che Anima è collegata alla luna ed è collegata, ed è collegata al bianco, eh? okay, quindi il bianco lunare. Uh, quindi va bene. Eh, l'interpretazione dei sogni è soggettiva personale la domanda è se interpreto a cazzo un sogno non c'è il rischio che si condizioni la comprensione dei blocchi menate eccetera a Ma Maria Teresa l'interpretazione dei sogni è soggettiva fino a un certo punto perché poi scoprirai quando arriverò a fare il video sull'interpretazione dei sogni che alcune cose sono degli archetipi e degli archetipi quindi mh, non è c'è cioè, poco di soggettivo cioè è, è oggettivo poi che l'interpretazione, una volta che sai le varie condizioni, sia soggettiva questo sì, però stai serena che non è un problema cioè se tu canni un'interpretazione l'anima te la mette tra le cose cannate e ti rimanda altri messaggi, cioè ogni volta che dormi, eh, non è un problema <ride> cioè non ci facciamo troppi problemi ragazzi ripeto, non dobbiamo non è che dobbiamo stressarci, cioè già la vita ci stressa questo percorso è fatto per stare tranquilli, gioiosi alla scoperta Ok ne scopriremo tante cose Non vi preoccupate uh, Bianco lunare È così che vedo le persone Vabbè Magari sono bianche Non hanno preso solo Tipo me Sono bianco lunare Vedete io tendo Io cer mi evito di abbronzare Per essere bianco lunare Per essere più collegata. Eh. Uh, Tayari sembra un po' una parte del fiore della vita. Va bene, contento. Perché capitano sogni che si ripetono, o meglio, stessi scenari e personaggi, e sembra di proseguire il sogno fatto prima come se ci fossero universi paralleli o come se tu fossi dei coach. Perché cioè, se una cosa si ripete vuol dire che non l'hai capito. Quando è che ripeti lo stesso anno a scuola quando non studi e non capisci quello che ti cercano di mandarti. <ride> Credo sia un po' la stessa maniera. Eh? Come gestiamo? I don't di cibo, eh? Ragà, siete... Non parlate come dei video che guardate su Instagram, boh dei formatori. Siete... Dite... Cercate di fare dei vostri pensieri personali, cioè proprio vostri, che non copino da nessuna parte. Lo so che è difficile. Nedoc, il simbolo sotto il cervellone. Ah, questo qui? Eh, vabbè, ragazzi, un attimo, eh. Cioè, e eh, potete avere... Eh, per gradi. Ma oh, poi arriva, eh. sono. Eh sì, qua sono tre aiutanti. Uno, due e tre. Li conoscerete tutti, don't worry. Sono i miei tre aiutanti, ok? Al momento sono i miei tre aiutanti. Non è che mo' posso dare i miei aiutanti così a chi che sia. Oh, e sono miei. Oh, no, scherzo. Con calma, con calma. Voglio prima che sperimentate le cose, poi capiamo. Ehm. Um... Ah i doni, noi don't di cibo, scusa una tastiera inglese, ah chi lo dici? Io ho quella thailandese, uh, Io il cibo, niente, fine giornata li butti, come i fiori, questi qua domani sono secchi, anzi adesso ne ho presi un po' di finti perché mi crollavano, però ho scoperto che giustamente stando sotto il condizionatore si seccavano ancora di più, quindi gli do un po' d'acqua e magari mi durano due o tre giorni, però tanto più che altro perché non sempre vado al mercato e non sempre vado a comprare i nuovi, quindi gli do qualcos'altro. Eh, eh, ragazzi, questo qua eh, lo so. Eh, 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 si sì, eh, vabbè, è un attimo. Ragazzi, non mi fate andare. È, è il mio come computer. Vabbè, sta lì, non vi preoccupate. Una cosa per volta, ripeto, non abbiate fretta. Take it easy. No. Sto lavorando per voi. Sono le 4 del mattino. Sto registrando video tutti i giorni. Sto qua in diretta. L'avete visto quante volte. Abbiate fede, non vi preoccupate. Domande intelligenti, Soguro. <ride> Dai, fate una domanda intelligente, se no chiudo. Ah, <ride> uh, bere un po' d'acqua. Mi devo pure montare sto video stasera. Poi devo andare a camminare la mattina. Ah, Mattia, sei arrivato tardi. Sì, un giusto: perché il cervellone è arancione e viola? Perché devo scegliere due colori? <ride> perché il grafico me l'ha fatto così e glielo ho accettato. Ah, quel simbolo in penombra somiglia alla Masvera di un film dove ne erano tanti incappucciati col mantello e che è la Masvera? Oh? Oh, certo, che ne... che film guardate, raga? Alice in Wonderland: Non è strano che alcuni frammenti di sogni mi arrivino all'improvviso durante il giorno e ci metto un attimo a comprendere che era un sogno e non una vita vissuta? Eh, la domanda è non è strano cioè il concetto Stai che vuoi chiedere a me se è strano o non è strano, torniamo al discorso di prima non ho capito, Alice, una volta scoperto il blocco, come si risolve è fatta allora, nei sogni guardatevi il guardate video domani dai, io non vi posso fare spoiler del video, domani ve vi lo spiego un sogno può continuare anche da svegli, cioè la mente può essere condizionata appena di svegliare al sogno sì, sì sì nella maggior parte dei casi si tende a dimenticarlo, però se sono sogni di un certo tipo si può, rimane, si può rimanere. Stavo pensando, è vero che non ho dormito due notti dopo essermi concentrato sul simbolo, però di giorno ho trovato per strada un libro nuovo dal titolo Il mio unicorno magico incantesimo d'inverno. E allora vedi, magari non dovevi dormire perché c'era qualcosa di più interessante da fare, dovevi stare a pensare al simbolo per trovare l'unicorno magico dell'incantesimo d'inverno. Ah, ah, ah. Non sputiamo nel piatto dove ci fa trovare l'unicorno magico, Antonella. Attenzione. Uh, hai visto il film La bussola d'oro parla di persone diamond? Oddio, mi sa che l'ho vista la bussola ma è tanto tempo fa? Daniele, ho visto la Fenice sulla parte sinistra del simbolo. Che hai visto? La Fenice? Ma quale è Fenice? Quale simbolo? De quale parli? Boh, vabbè, a proposito di mondi e sogni, mi capita di vivere situazioni che mi pare di aver già vissuto, ma che so che non ho vissuto, proiezioni della mente sul futuro. Eh, Stefano, possono essere proiezioni alla mente sul futuro, possono pure essere proiezioni di... del tuo passato sui sogni. Eh, Lorenzo dice: Teni a me approfondire la Divina Commedia in chiave iniziatica, nel senso di viaggio dell'uomo all'interno di sé per integrare le sue ombre e trasformarle in virtù. Come ne parla anche in Alchimia. Eh, ma Lorenzo allora no, non l'ho mai fatto. Mh, però è anche vero che sì, bene o male, la Divina Commedia, come tanti altri testi, più o meno il principio è sempre lo stesso: cioè la chiave iniziale, il passaggio, la purificazione. Cioè, sempre questa cosa. La morte, la rinascita, il trapasso, queste cose qua. Quindi, sì, bene o male, insomma, sono sempre quelle. Diciamo che la Divina Commedia è già abbastanza recente per i miei gusti. Se vai un po' più indietro trovi un po' più cose carine. Mm... <ride> um, perché quando provo a concentrarmi mi viene mal di testa. A me non sei abituato. No, I mal di testa spesso sono delle, dei conflitti. Eh. I colori verde e giallo. Cosa significano? Che significato hanno dei sogni? E il credo verde e giallo è il filo della massa. La massa a terra in genere, no? Il giallo verde. Il terzo filo, <ride> oppure i colori dell'Ellas Verona. <ride> Daniele. Cosa, se, cosa pensi dei sogni premonitori? E dipende se sono veramente premonitori. La Simonetta dice: La musica da meditazione che ci ha inviato mi stimola particolarmente il secondo chakra, quello del terzo occhio, e quello del plesso solare. Il secondo chakra, che è l'unico che lo chiami per chakra, cioè quello del piacere sessuale, ok? Più quello del terzo occhio, più quello del plesso solare. Capita solo a me, Simonetta. Che vuol dire? Cioè, ti ecciti, vedi qualcosa che è attraverso il terzo occhio e sei nel potere di poterlo realizzare. No, <ride> Mi sono fatto scusare. Lo ah, so, lo so, però. Lo eh, so, sapete, eh, so, 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 non mi fate star troppo serio per troppo tempo, eh? Oh, allora. Quindi sapete che devo insomma, sognare la civetta bianca in casa. Cosa vorrà dire? la chiamata di Howard. Ti stanno a chiamare la scuola di Howard la civetta bianca. Eh, tipico, no? Cioè, bello, se ti ha portato pure una busta a posto. Tra l'altro oggi è morto Coso, sapete? è morto mh, quello grosso come si chiamava? Eh, cazzo lo non so, non so, quello più grande quello che aveva gli animali è morto oggi è 72 anni uh, sognare che facevamo cannibalismo vale c'hai fame non lo so che alcune persone si sentono male da quando hanno iniziato con Tagliaris e... Rama, se le persone mi scrivessero e mi spiegassero che... Ah, grid, esatto. Ehm... Ehm... Se mi scrivono, cerchiamo di capirlo uno per uno. Non lo so, perché ripeto, ogni cosa, ogni simbolo può generare un ancoraggio. Quindi magari hanno delle... C'è qualcuno che ha detto, ah, vedo uno scarafaggio. Cioè, ho capito, quindi capite. E come, e' come veramente le macchie di Roshark Perché mi si è tolto il fuoco? Ecco, ok È come le macchie di Roshark Cioè, tu vedi un simbolo che non conosci E lo adatti a quello che ricordi Che conosci, eccetera Quindi è chiaro che ognuno ha queste cose qua Io ho sognato degli scorpioni in casa Lo scorpione, se lo ricordo bene Non è così cattivo come simbolo non... Dovrei vedere sul dizionario Dei, dei simboli, però Ehm... Dani, cosa ne pensi di Saia sah yoga? No, non lo so, non penso su Saiya yoga, Agrid. Ah, sì, sì, Dani. Tanti sogni che ho fatto si sono avverati. Bene, ottimo direi, no? Mm. Contento così. Ok. Allora, altri 10 minuti per fare domande estremamente intelligenti. Allora, intanto domande, vuol dire. Eh, schiocco le dita per mettere a fuoco. Sì, è come, <ride> come quando mandi in trans 1, 2, 3 e lei mi mette a fuoco. Io ho sognato un maiale che non era Michael. Immagino. Oggi ho comprato il dizionario. Ah, bene, Paola, bravo. buonasera a tutti, Sedani, Pensavo tra me e me, che non è il simbolo che dà questa magia, ma il senso che noi diamo a quello che vediamo o a quello che crediamo. La magia è in noi, Daniela puoi avere ragione, puoi anche no scoprirete più avanti che um, in determinate condizioni determinati aiuti sono molto più utili ripeto, come vi ho detto prima um, come vi ho detto prima noi, abbiamo, noi viviamo in due mondi contemporaneamente, viviamo nel mondo visibile e nel mondo invisibile, quindi Possiamo anche fare gli sboroni nel mondo visibile perché lo conosciamo e vediamo, ma quando andiamo a toccare o abbiamo bisogno di aiuto nel mondo visibile che non conosciamo, avere qualche aiuto torna utile. Soprattutto se poi sono mh, aiuti creati in una determinata maniera. Ecco perché vi dico, quello che tu dici può essere vero in un mondo mentale ed è quello che ormai viene dettato dal sistema, Dio in te, tutto in te, tu puoi tutti, tu basta che pensi, vero, tu sei figo, eh, tutto è il Namaste, il Dio in te, vedo il Dio in me, il Dio in te, insomma tutta sta roba qua. E questo è il mondo occidentale che ci sta convincendo sempre di più di questo. Quindi una, un pensiero di genere, del genere che è fatto ci sta. Però non sottostimate, ripeto, il mondo eh, invisibile, di cui tra l'altro tutti hanno esperienza. E lo scoprirete poi nel video che ho appena girato oggi e che vedrete, insomma, tra un po', forse la prossima settimana. Ah, dunque, dove fare per nutrire l'anima? Allora, da svegli possiamo fare. Qua? Ecco, questa è una domanda intelligente. Da, brava Glenda, da svegli possiamo fare qualcosa per nutrire l'anima consapevolmente? Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì. Nutrire l'anima consapevolmente lo puoi fare in tanti modi. Uno è quello ad esempio di osservare le cose che ti accadono e capire mh, ad esempio gli incontri o uh, gli imprevisti o mh, le cose strane che accadono diciamo le interferenze, no? le, quelle cose impreviste, quelle cose mh, fuori contesto, uh, quelle cose che escono fuori la normalità, ok? Ecco, quelli possono essere spesso messaggi. Soffermarsi su quello vuol dire già nutrire la tua anima, perché già ti stai ponendo un dubbio che stia arrivando un messaggio da lei. Uno. Due, ehm... Uh, Ascoltare i sogni, quello che stiamo facendo. Quello che stiamo facendo è già un, è un enorme nutrimento dell'anima che si sta rianimando: cioè dare attenzione ai sogni, scriverseli, cercare di interpretarli. Poi li interpreteremo appena vi farò anche il video su quello. Forse saranno più di uno. Ehm, ehm, insomma, questo, questo è anche un, al un altro modo. L'altro modo che hai è quello di mh, dedicare quanto più tempo possibile a comprendere i tuoi schemi, che spesso attraverso i sogni arrivano, a liberarti degli schemi stessi o a liberarti quindi a metabolizzarli dopo, e, e liberare quelle parti. Eh, il video di domani sarà illuminante, ve lo spiegherò meglio. Paola dice tipo la cavalletta gigante in casa di oggi. Mm. Ramona Samsara sincronicità. Ramona, se mi fai una domanda con soggetto, verbo e predicato, mi viene più facile. Scusatemi, però non riesco ancora come quell'altro amico, non riesco ancora a entrare in telepatia. Quindi non capisco esattamente cosa vuoi dire con sincronicità. D'animo un libro interessante sui sogni, ce ne parlerai. E... Mary Terry... Sì, vabbè, allora... Freud qualche cosa di giusto l'aveva detta su queste robe qui, per cui non è poi così sbagliato. Jung anche... Non è... cioè, è tanta roba da studiare. Eh, adesso si sta approfondendo anche Artemidoro, anche se è molto antico, quindi Artemidoro... Mh... Però anche lì da, da, è interessante Artemidoro perché fa vedere come i sogni nell'antichità avevano un ruolo diverso, ad esempio se sognati da un ricco, da un povero, da uno schiavo, da un padrone. Eh, ed è interessante questo, come lo stesso simbolo aveva un significato diverso in base alla situazione sociale, al ruolo sociale. Uh, Ale, ah, ho sognato dei vermi che uscivano da una zona di terra e dentro tra le mani. Ma è buono, e ricordatevi, gli animali sono sempre proiezioni di vostre parti istintive. Eh, sarebbe bello percepire e comunicare spesso con la propria essenza animica. GG GG. Eh, stiamo lavorando per voi. Stiamo lavorando per voi. Vivere nei sogni le vite passate, cosa ne pensi? Può accadere già un uh, sì, raro mm. se accadesse, anche in quel caso, come al solito, trattali comunque come i sogni. Cioè, comunque, dei segni te vanno interpretati. Ehm. Allora, il fatto che tu veda delle robe. Che sono proiettate. che tu immagini che sono delle scene del passato dove magari c'è qualcos'altro, qualcun altro, non è detto che sia una tua vita passata. Capito? Non è detto che sia una vita passata. Anche perché, ehm, tra l'altro, c'è da dire che sulle vite passate. Passatemi il termine, però veramente ci ho lavorato tanto. No, abbiamo fatto diversi corsi dal vivo, con pochissime persone che non le potevo gestire più di tanto. E sono anche pericolosi, come ho sempre detto. Purtroppo, ultimamente ho visto veramente una. Un. un non, so, non so neanche come dirlo. Un, un, un utilizzo. C'è uno sputtanamento, ecco, la parola è giusta è sputtanamento delle vite passate online nella peggiore delle maniere. Proprio nella peggiore delle maniere, sento coach che parla, che fanno vedere che vedono le vite passate loro per gli altri. Che poi sono sempre fighe. Cioè, la cosa bella è che quando paghi per far sì che qualcuno ti veda qualche vita passata, c'è sempre qualcosa di figo. O sei stato Gengis Khan o qual qualcosa di grande, l'imperatore, la principessa. Cioè, si è mai stato in pezzo di merda, uh, un grillo, un filo d'erba, un... no, qualche, qualche assassino. Non è mai successo. Cioè, allora, quando sento quelli in giro, non è mai successo. Guarda caso, quelli quando facevo i corsi di una certa maniera, non ho mai trovato nessuno di un certo tipo. Cioè, trovo sempre gentaglia. O oh, Gentaglia, comunque, cioè, o oh, gente comunissima, o oh, gente mh, morta nel peggiore delle maniere. Perché, oh, cioè, capiamoci: se c'è un accesso a una vita passata, perché diventa necessaria una vita passata, cosa rarissima, normalmente perché in quella vita passata abbiamo fatto una brutta fine, brutta. Quindi. Se vi viene detto che avete una vita passata fighissima in cui eh, ve la stanno raccontando perché gli avete lasciato mezza piotta a chi ve la racconta, capite? Allora, uno, le vite passate non le deve vedere qualcun altro e dovete vedere voi. Due, le dovete vedere con tutta una serie di... Uh, tutta una serie di, di protezioni non indifferenti perché l'accesso alle vite passate... E mi è capitato... Può accedere, può, puoi accedere, puoi finire perché non sai dove vai a finire Ecco questo è uno dei motivi che tra l'altro per cui vi, vi raccontavo prima dei corsi che feci in Thailandia no? Quando si parla di vite passate una delle tante cose dissi Mi raccomando determinate cose e spiegate determinate cose non le fate Perché si rischia che ci possano essere i casini Insomma fai entrare robe che non dovrebbero entrare E se non sapete come gestirli poi so cazzi Cosa hanno fatto? Tu gli dici non fare una cosa? È come i bambini, tu gli dici non farla e la gente grande. E tre di notte ti vengono a bussa a casa? Vedi, oh a corri, è successo un casino? Cioè, che avete fatto? Eh, quello che hai detto di non fare, secondo voi, perché vi ho detto di non farlo? Ci può arrangiare? Vengo domani mattina alle sette, se siete ancora vivi. Non ho lasciato schioppare là dentro per qualche ora. E poi mi sono rivenuti, ero per caso perché la situazione era peggiorata, eh, ho capito, però. Cioè, se vi dico non fate le cose, perché purtroppo la gente, spesso e volentieri, mh, pensa sempre di saperne di più, figo. Raga, in questi campi, cioè, allora io non so nessuno, non, non, non so più di nessuno, ho soltanto qualche esperienza, ne ho viste. Mi sono rischiato la vita un paio di volte, gente. per cui, ehm. Non, determinate cose vanno fatte bene non abbiate fretta vi ho sempre detto determinate cose preferivo non farle però mi rendo conto che oggi come oggi il mondo ha bisogno di ricollegarsi con la propria anima per ricollegarsi alla propria anima dobbiamo ricollegarci e riscoprire il mondo che non vediamo ma che interferisce sulla nostra vita o in qualche modo correlato ecco che è più figo come termine che è molto più usato in questo periodo è correlato estremamente correlato alla nostra vita quindi a differenza del mondo normale dove qualunque cosa accade e non c'è correlazione qui invece c'è correlazione c'è tanta correlazione per cui ehm, per cui questo è il consiglio con calma. Quindi vi dicevo: nelle vite... non è detto che se tu vedi un sogno con qualche scena di un altro tempo sia una tua vita passata, potrebbe essere semplicemente che l'omino dei sogni che ti deve mandare una determinata roba traumatica invece di mandartela per come è stata, perché se no, magari scopriresti chissà che cosa di un tuo parente stretto. Allora ti si inventa tutta una storiella e te la manda là. Okay, questo è, ehm, diciamo che un, un, um, eh, c'è un modo per capire se una vita passata. però in genere questo si faceva sotto induzione, non nei sogni, perché nei sogni si accede a dei mondi completamente diversi. Quindi, non lo possiamo usare questo come discriminante. In, una, in un lavoro personale, o comunque insomma, in un, in un lavoro fatto con la mente sveglia. Si può distinguere tranquillamente una vera vita passata da una, da un, una creazione mentale. Quello sì. però, eh, questo non è difficile. Ma è anche raro, perché se, se, insomma, se, se si va in una vita passata in maniera fatta bene, si va in una vita passata. Però ripeto, ci deve avere un senso, se no non ci vado. E, infatti, mi hanno detto di gente che è andato sul piano astrale. E, ragazzi, il piano astrale, lasciatelo eh, perdere. Piano astrale mondi invisibili su due cose diverse Vi ricordo il termine astrale astrale sapete cosa vuol dire astrale? Eh. La gente va in mondi che neanche conosce, semplicemente leggendo libri o facendo. Senza informarsi, soprattutto ricordatevi una cosa, ve lo ripeterò finché morte non ci separi. Se trovate delle robe in questo mondo che hanno avuto successo sono per portarvi nella direzione di questo mondo non c'è niente in questo mondo che possa avere successo se va contro le direttive di chi comanda e chi comanda comanda sia nel mondo visibile che nel mondo invisibile quindi se c'è qualcuno che vi spiega determinate cose, come fare le cose astrali di su di giù e ha tanto successo mondiale, chiedetevi come mai. Perché avete notato che forse bastava, avete notato come chi è andato un attimo contro le direttive di tutti sia stato bloccato e alcuni si sono pure suicidati negli ultimi anni. Quindi non crediate che qualcuno dice qualcosa che va... O che cerca di risvegliare le persone o che cerca di dire determinate verità scomode possa avere successo se una persona ha successo vuol dire che fomenta che aiuta quella direzione questo è sempre così quindi abram mix ehm, glenda che cosa dicono abram mix cioè dicono chiedi e ti sarà dato Chi, chi, chi sta fomentando il mondo del, del, del io voglio tutto e adesso lo manifestiamo? Ah. Cioè, non risolvo un cazzo dentro di me, non risolvendo un cazzo, chiedo le cose che mi servirebbero per riempire dei buchi emotivi con delle cose esterne e lo ottengo perché l'universo mi favorisce. Ma di che? Cioè, ma di che? Ok, non esiste. Infatti ho spiegato più e più volte come funziona la legge dell'attrazione, ma la legge dell'attrazione non è né più nemmeno che quello che la vostra anima vi attira, ma ve l'ho detto mille volte. Del metodo di Bella lo conosco bene, come no, a voglia. Eh, appunto, appunto, il metodo di Bella è stato uno dei pochi che i suoi pazienti guariti sono andati in piazza, ed erano migliaia, per protestare contro il fatto che l'avessero bloccato. E eh, tu, noi siamo guariti, cioè, cazzo, stai a dire, quelli che avevano le cose come noi, voi l'avete... Con voi sono morti e con lui siamo guariti. <ride> Più dimostrazioni di questo non era. Gli hanno... Gli hanno... Se vedete tutto quello che c'è dietro è un casino. Quindi il déjà vu, una definizione già vista. È facile. Fate queste domande, sono facili. Va bene ragazzi, allora io direi che sono le 3.56, anche oggi ci siamo fatti una chiacchierata, questa era proprio una chiacchierata così, pur parlé oppure pur cazzeggia, come si suol dire, però qualche perla c'è sempre, c'è sempre stata, eh, ci siamo fatti questo getto. assieme, siamo 303, 304, beh ormai siamo sempre più di 300, va bene. Mm, vi ricordo però domani, se per chi sta in diretta, domani domenica eh, 16:20. 16 Ottobre 2022, mm, alle 21, ci sarà la premiere del video. Eh, del secondo video del Salto Quantico 2. Non dura tanto, dura una mezz'oretta, eh, quindi tranquilli. Se dovete andarvi a fare uno spritz, potete via appuntamento per 9.40, non c'è problema. Io sarò in chat con voi, quindi voi mi vedrete. Così di faccia, ma io sarò in chat, sarò uno e bino, uno e d, uno e gg, uno non lo so, sarò uno e trino, no, uno e uno, un ubiquo, ecco, sarò ubiquo, sarò, ecco, domani scoprirete come sarò nel mondo visibile, ecco, di faccia, che me potete vedere, e sarò nel mondo invisibile, nella chat, che non me vedete, E eh, questa è la differenza tra mondo visibile e mondo invisibile, ecco. Domani parleremo di questo No, domani non parleremo Quello l'ho registrato Non so, capirò più Cazzo, voi state indietro di un video Ah, che bordello Ah Ah Che ora è tutto ego Fairy Tales dice Dani, ho visto un gruppo di persone Che si chiamano Fratelli di Luce Fratelli di Luce E si potrebbe cambiare nel Nel nuovo Potremmo Visto che non si può usare più Fratelli d'Italia Potremmo Fratelli di Luce L'Italia Ah, no Fratelli. No, non va, non va bene. Vabbè, stavo cantando, ehm, è tutto ego. Sì. Sì, ma queste congregazioni qua sono tutto ego. È come tutte le. le è come. Tutto. Mm, Roberta. Ti avevo perso di vista. I video del Salto Quantico 2 li trovo tutti sul canale col simbolo del cervello che frigge. <ride> Roberta, li trovi tutti nella playlist che si chiama Salto Quantico 2. E che appena apri il mio canale ti appare per prima. Non ti preoccupare. Grazie, buonanotte. Ok, grazie, 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 ragazzi. Noi ci vediamo domani in premiere alle 21. Sulla, sempre sul mio canale YouTube, fate girare la voce e niente, iscrivetevi al mio canale se non l'avete fatto. O se mi state guardando per la prima volta, ovviamente potete aggiungervi al gruppo dei Uh, dei, degli apprendisti, dove trovate sotto qui spero. Adesso glielo aggiungo do, <ride> eh, il gruppo degli apprendisti che trovate qui sotto con il gruppo Telegram. Iniziare a fare i vostri esperimenti sui sogni, aprire il canale di sogni. Eccetera, eccetera. eccetera. Poi, se qualcuno volesse donare qualcosa, www.donazioni.me sono sempre gradite. Ma compensate un po' tutto il lavoro che si sta facendo. Se non lo fate, va bene, uguale. Grazie, grazie, grazie. Noi ci vediamo in premiere domani alle 21 su YouTube. Buonanotte a tutti. One, two, three. There's a vagabond man, citizen of the world, is a clown of his thoughts and his words. Like a cat, sometimes fast, and sometimes much more slow, and his song is follow the flow. He's just doing what he can, between reality and his guest, he's still searching. A flow man with a dream in his hands And this look at life like a blow And says go for the flow